Prova, prova, sa, si sente, si vede che cazzo di maroni. Oh, mi sono anche dimenticato di accendere la luce. Fatemi andare sul. Oh, la luce è calda. Chiudiamo anche la porta. Ciao ragazzi, io non vi vedo, non vi sento, non so come farò questa live, perché tutte le volte devo tirare su cose. Ok, adesso vi vedo. Ok, Vince, grazie per la sub. Ok, ho visto l'alert sulla mia anteprima, grazie Vince. Adesso cerco di tirare fuori anche i feed, eccoli qua. E madò, che casino, che casino. Grazie mille, Vince. Bravi, grazie per lo shout. Allora, praticamente ho risolto così. Non fa loggare OBS da Twitch. Quindi, mettendo la string key sembra che non funzioni, ma invece, perché comunque su OBS non vi compaiono, non si logga, quindi non vi compaiono sull'anteprima di OBS, sulla vostra schermata, tutti i pannelli, tipo i feed, la chat e quant'altro. Però lo stream parte, quindi se volete i pannelli ve li dovete andare a prendere dalla dashboard, tirar fuori e aggiustarvi così come si può. Quindi sarà una live un pochino così, ma vabbè, dai, ci proviamo. Benvenuti a tutti, benvenuto Stilgarone, benvenuto Zu, benvenuto Pacio, benvenuto Evendurias, benvenuto Vince, grazie ancora per la sub, caro super bacio, benvenuto a Peppone, benvenuto Alex, ciao Sushi, ciao Sushino, benvenuto anche a Roger che esordisce sempre con un bel ti odio, anche io lo sento, lo sento, lo sento, che non vuol dire giusto, mi ha ripreso l'altra volta Steve, mi fa guarda che lo sento, non vuol dire grazie, vuol dire prego, no, cos'è che vuol dire? Mi spiace forse, mi spiace vuol dire. E benvenuti a tutti. Ok, allora, ciao De Biru, come la va? Allora, questa mattina, se funziona tutto, perché adesso io inizio a fare tutte corna del crisma, anche perché ho provato a fare un'altra roba che è in cantiere e non mi funziona, poi magari chiederò aiuto a qualcuno, cioè non è che non mi funziona, non trovo il file che mi serve, poi magari chiederò aiuto al mio amico Roger Stiller, che mi aiuterà sicuramente. Allora, suoniamo con i videogame, questa mattina. Se Dio vuole, se Dio lo permette, pizza. Se Dio lo permette, ci giochiamo Chip and Dale 2 per NES con la chitarra di Guitar Hero. Allora, facciamo una bella cosa. Facciamo una bella cosa. Chiudiamo qua. Fatemi aprire il Mezen. Perché di Mezen che si tratta? Ok, lo mettiamo qui. Guardiamo se è tutto settato. Qua bisogna andare piano e toccare cose, poche cose. Attenzione. Il signor pezzo di nerd è pregato di riattivare l'audio perché non sentiamo la sua voce. Grazie. Grazie, grazie mille. Che palle sta cosa che praticamente tutte le volte che cambio scena a random mi butta giù il microfono. Non chiedetemi il motivo, ma a volte lo fa. Ok, allora, ogni tanto zoom anche, è la zoom cam. Quindi cerco di mettermi in una posizione che possiate vedere le mie agili e scattanti ditine fare cose. Ok. Stai vincendo il sondaggio? Che è successo? Che sondaggio? Minchia, che sondaggio hai fatto? Team pacione, team pizza. E tanto sempre tu sei. Team pazzoni di nerd. No, abbiamo vinto entrambi. Abbiamo vinto entrambi. Allora, la cam che zoom è totalmente a cazzo in un senso di. Esatto. No, ma perché se io mi giro, io l'ho tagliata, ma se io mi giro e mi faccio inquadrare la faccia, lei zooma. Quindi devo cercare di star girato. Dare il monitor così non zoom e non ho voglia, sono talmente pigro che vabbè no, potrei effettivamente disattivare lo zoom automatico, vabbè se poi vi dà fastidio me lo dite. Ok, allora, file, reload ROM, speriamo che funzioni tutto. Olè! Dovrebbe vedersi. Dovrebbe.
Dico se, parlo sempre al condizionale oggi perché ragazzi è tutto un pochino all'acqua di rose. Si sente? Ok. Potrei dare anche un pochino più di voce, volendo. Olè. Vamos! Allora, io non mi ricordo però una cosa. Con Mesen come si salva? Si salva facendo Shift F1 e si carica con F1. Pericolosa questa cosa. Io salverò col mouse. Così evito di fare cazzate. Ieri mi sono preso il gioco riscattato dal buon Edo. È stata una bella scoperta il gioco di Edo. Tostissimo, non so come fosse possibile finire quel gioco così. Non dico... non continuando, ma senza i save state addirittura. Cioè, veramente... Lascia stare, fallo 1cc sicuro, sicuro, sicuro. È vero, la musichetta sembra quella di MacGyver. Olè. Ragazzi, vado a provare la droga a bibitone. Dai, Paccio, vai. Dai, vai avanti, cippino. No, comunque scherzi a parte, Roger, ti devo chiedere una cosa dopo. Pam 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 pam. Vado a fare spesa. Bye bye, Vince, a dopo. Grazie ancora e se ci sarai dopo, ti aspetto. Spero di finirlo entro l'una perché l'una devo andare a prendere mio figlio oggi, eh. Io no. Immagino, tu sei l'uomo che non deve chiedere mai. L'uomo che non deve chiedere mai. Sa, tutta molto, molto bella questa intro, però andiamo. Allora, fatemi un po' vedere come erano settati. Avanti, indietro. Questo sarà la freccia su. Questo è il tasto select, che tanto in questo gioco non serve a niente. Se non guardare le cose, questo sarà giù. Tasto B e tasto A. Ok, ce l'ho. Io direi di fare così. E poi se vado giù e salto... Ok, lui scende, perfetto. Oh. Che bello questo gioco. L'ho già portato, come si dice, normalmente. E tra l'altro mi ricordo che ci sono un paio di boss belli stronzi qua. E non so come farò a farli con la chitarra, onestamente, ma diciamo che è questione di prenderci un attimino l'abitudine. Mi ha cagato il miele in testa. Non vai a prendere tua cugina, no, mia cugina è automunita. È automunita. No, su. Adesso posso scendere giù e tirargli una castagna nella testa. No, l'ho tirata dalla parte sbagliata. Ecco, questa cosa qua mi manda ancora un pochino... in crisi. Su! Ok. C'è anche il tasto su. Su! No. Su! No. Su. Ok. Ragazzi, non vedo nulla, eh. Mi raccomando, se vedete qualche... Cioè, vedo, a volte sì, a volte vedo, a volte no. Se vedete qualche ride o cose del genere e io non lo vedo, ditemelo, eh. Buongiorno Nora, benvenuta, benvenuta, ce l'abbiamo fatta, è stato un parto completamente... naturale, ma ce l'abbiamo fatta. No, non è vero, non è stato naturale, era tipo un cesareo questo, è stato tutto molto, molto artificioso, il parto di questa live. Allora, ti beccati questo nella testa. Devo sempre, è buona cosa portarsi sempre una cassa dietro. Perché la figata di questo gioco è che se voi avete una cassa in mano e nel dubbio avete paura che vi sta arrivando un nemico, basta chinarsi, così, e lui viene colpito. È una cosa molto utile questa cosa qua, il fatto di portarsi dietro le casse a qualsiasi ora del giorno e della notte. Questo però, se io lo becco in avanti, me la ritira indietro lo stronzetto, tipo baseball, allora devo fare attenzione. No, ecco di nuovo.
ghianda, bene, c'è già la ghianda lì che mi dice: so che sei scemo, che ti fai prendere sempre dallo stesso. E allora mi ha dato la ghiandina per recuperare l'energia. Allora, ah, stavolta non ho mai preso. Così, allora io lo stordisco. No, lo stordisco no, mi ha stordito lui. Mi fa perdere energia. Questa cosa è bene. Quelli là ormai li ho persi. Ah, anche la stella ho perso. Vabbè, pace. Va bene così. Allontanarsi dalla linea gialla. Qui c'è un riscatto. No, Alberto. Alberto. Come faccio con la chitarra? Come? Oddio santo, fatemi vedere se posso girare la roba. Allora, video. Posso girarlo, ruotarlo. Immagine. No. Contrasto, luminosità. Avanzato. Se no... Ah, rotazione schermo. Ok, 180 gradi. Grazie mille, ragazzi. Siete dei cuori. Siete dei cuori. No, non giro la chitarra, giro lo schermo, che è molto peggio, ve lo assicuro. O volete che giri la chitarra? Ecco, è vero. Facciamo scegliere ad Alberto, visto che l'ha riscattato lui, e buongiorno, tra l'altro, che non ti ho salutato. Preferisci che giri lo schermo con chitarra giusta o che lasci lo schermo girato e chitarra girata? Non ditemi chitarra girata e schermo girato, perché chiudo la live e me ne vado, ok? Si gira tutto, bello. Bello. Aspettiamo Alberto, la scelta di Alberto incombe su di noi. No, tutto no, te lo puoi scordare, ma proprio categoricamente. Intanto faccio anche un salvino. Vabbè, no, facciamo così. Sì, facciamo un salvino, va. Facciamo un salvo. Girati anche te a testa in giù, avanti. Dai, allora giriamo tutto, veramente. Stavo conservando i punti per il torneo. Potevo non farlo. Gira la chitarra, ok. Allora rigiriamo. Adesso non mi ricordo più come si fa a girare lo schermo, però video. Avanzato. Ok, rotazione schermo. Nessuno. Ok. Allora gira la chitarra da Mancini. Diventiamo Jimi Hendrix. Lì tutto all'improvviso. E... Ok, allora, quindi questo diventa... Questo diventa indietro, questo diventa avanti. Saltare, salto al contrario. No, cioè, praticamente... Voi siete malvagi. E così si salta. Ah! Sì, ma adesso ho capito. Adesso ho capito, ce l'ho. Ah no, così. No! Così. Io non so se tra di voi c'è un chitarrista. Ma avete mai provato anche solo a suonare una chitarra? Maledetto! Maledetto! Girata al contrario? Avete mai provato? No, la cosa che mi tira la bratta. Ah, aspetta. Ormai ci ho preso la mano. Lo finisco così. Lo finisco così. Ciao Armi, buongiorno. Come la va? Non paghi i ragazzi, che già sto facendo una cosa difficilissima. Mi hanno ancora girato la chitarra, quindi sto sotto da destro suonando con la chitarra girata come Mancini. Però la chitarra è impostata da destro, quindi tutto molto bello. No, devo tenermi... Vabbè, però io vado su. Vado su. Su, su. Di qua. No, di qua. Pollo. Paura. No! Come lavarmi, tutto bene. Gira la casa. Le sinapsi che stanno fumando, esatto. Allora, là non vado a prendere quello perché ho solo più un cuore. Allora, io voglio prendere questi. Dov'è il giù? È così, ok. Salta, salta. Quindi se indietro è questo, avanti è questo. Qua ci sarà qualcosa di bello. Cos'è? Ah, mi fa salire, ok. Non devo cadere in acqua assolutamente, non devo farlo. E finisco il livello. Oh oh. Ah, mangiare, mangiare, mangiare. Boss. Boss, io direi di farlo con... No, questo stronzo forte. Cioè qua è proprio una cosa... Devo
Devo fare una roba di movimento pazzesca. Vabbè, dai, proviamo ancora a fare un giro con questo qua. Con la chitarra girata, poi al limite la rigiro, che già sarà. Infatti, ho salvato. Già sarà abbastanza incasinato. Tanto adesso cadi, faccio niente di più facile. Sono completamente al contrario. Cosa devo fare già? Ah, prendere quello. No. No! Allora, così in su sarebbe il giù. Su sarebbe il giù, quindi giù sarebbe il giù. Ah, l'ho preso. Cioè, si è suicidato da solo, gli è scesa la cassa in testa. Su. Destra e sinistra. Sinistra e destra. Ma dov'è la destra? Dov'è la sinistra? Si è preso la cassa in testa da solo. Quindi se io riuscirei a batterlo anche senza. Ecco. No, 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 no. Scrostati. Morto. Dai, ultimo tentativo, poi la rigiriamo. Grazie Alberto, ti ringrazio veramente molto. Ti ringrazio, un mondo di bene. Ah, vieni, vieni piccolino. Prima di questo, no, dall'altra parte dovevo tirarlo. E mi sono anche castrato la testa. Morto. Ce la posso fare. Ce la posso fare. Oh, di lì, di là. Hop. Tira su. Ah no, gliel'ho data, gliel'ho data, gliel'ho data, gliel'ho data, gliel'ho data. Gliel'ho data! Sono caduto. Va bene, dai. Direi che 5 minuti sono passati. Direi che 5 minuti sono. Già sarà un casino farla. Già sarà un casino farlo così, da dritto. È stato un piacere. Grazie Alberto, grazie mille. Allora. Ok, già ho già più controllo. Ho già più controllo, sono già più nel mio. Ecco. No, 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 no! M'ha preso. Sai quanti colpi devo dargli? No! Cazzo! Madò, sarà lunga. Sarà lunga, sarà lunga. Sarà lunga! In su. Mi ricordo mai che il B è in su. Ok. No! L'ho buttata via! Non tirarmi l'acqua. Guarda che si. No, non l'ha hittato. Vabbè, fa niente. Riesco ancora a prenderlo, forse. Ok. Te! Oh, finalmente l'ho preso. Tira giù. E sali? Cosa fai? No, stai fermo lì, molto bene. No, non l'ho preso. Allora, aspettiamo che salga un attimo. Se sale. No, rimane sotto. Allora io lo tiro così. Oh oh. Tira. Ma quante cacchio di energia c'hai? Oh, boom! Giù nel canestro. Giù nel canestro. Io direi che giocarci con le dita dei piedi. Ci manca solo più quello. Ci manca. Ci manca solo più quello. Allora, sì, la chitarra la vedete, molto bene, molto bene, molto bene, molto bene. Allora, andiamo avanti. Come si fa? Così. Ah, è vero che c'è il bonus. Preso niente. Proprio lisciata. Lisciata in pieno. Oh, Pop Gadget, andiamo avanti. Saltiamo le cutscene, perché sennò non riusciamo a finire il gioco. Allora, Shift F1 e salviamo. Questo stage ha ripreso tantissimo dal primo. Utilizziamo sempre la tecnica che vi dicevo di tenersi una cassa per difendersi. Qualora io mi ricordo. Cioè, devo anche ricordarmi al pelo qual è il tasto per accovacciarsi. Perché ce l'ho sull'anulare. Ce l'ho sull'anulare. Ce l'ho sul sol. Ce l'ho sul sol. Ha! Ok, non è servito.
No, l'ho buttato via. Ep. Guardate. T-shirt. Non mi ha voluto, non mi ha considerato. Ciao Palcex, di quello hai ancora la cartuccia? Ok, allora il mio indirizzo è... quando vuoi spedirmelo, io lo prendo volentieri, perché io avevo sia il primo che il secondo, così come anche altri giochi, tra i quali Mega Man, mannaggia la pupazza, li ho prestati, perché tanto figurati, certi li ho scambiati, certi li ho prestati, e voilà, grazie GG, è stato bello, e adesso mi mangio le mani. Ogni donazione per quanto riguarda cartucce NES è puramente... Va bene, pensavo esplodesse. È puramente considerato come un atto di amore e di gaudio nei confronti dello streamer. Naturalmente scherzo, non potrei mai chiedermi una cosa del genere. Ve la chiedo lo stesso. Allora, via. Come stai, Palcex? Tutto bene, tutto bene, tutto bene. Quello lì è cattivo. Infatti, lo sapevo. Chi è? Era cattivo perché era di un colore diverso. No, ma ragazzi, avete visto che controllo dello strumento? Cioè, non ho ancora sbagliato niente. Haha! C'è un controllo dello strumento che davvero non... È invidiabile. No, questo posso passare di qua così mi prendo tutti. E... preso, bene. Adesso dobbiamo salire. Ciao Will, come va? Tutto bene? Come stai? Stamattina ho avuto un pochino di problemi ad andare in live perché OBS è scazzato di brutto. Però adesso ce l'abbiamo fatta. Con un pochino di... eccolo lì. Con un pochino di problemucci, ma ce l'abbiamo fatta. Ho solo più un cuore. E mi sto volendo male giocando Chip and Dale 2 per NES con la chitarra di Guitar Hero. Ok, posso scendere di qua. No! Su! Ah, ho sbagliato. Ma scusatemi, ghiande non ce ne sono più. Una ghianda? Me l'ha data una ghianda. E quindi? Si è buggato il gioco. Ah no, devo passare da sotto. No, è questo il boss che vi dicevo. Con un cuore, non lo faccio mai. Non lo farò mai. Oh. Preso subito in pieno. Tutto bene, Will, dai, non ci lamentiamo. Non ci lamentiamo. Diciamo che va abbastanza bene. A parte i problemi che ho avuto questa mattina a iniziare la live, però per il resto non c'è male. Ehi! Tirami una cassa. Com'è già che si fa? Ah, no, è vero, devo prendere questi. Perfetto. Ok. Ok, me l'ho dimenticato, non mi tira le cade. Devo cercare di farmi tirare questi qua vicino. Il problema è che... ok, il problema è che poi lui fa la scivolata e me li toglie. Porco Giuda, a volte fa la scivolata, a volte no, lo stronzetto. Ecco, devo aspettare giusto un pelino. No! Aia. Devo dargli ancora un fracco dei hit. Non ce la faccio. Non ce la faccio! Ma adesso ce la faccio. Ciao Cloud, come va? Una scivolata di potenza. Allora, devo fare molta attenzione. Non devo farmi prendere allora, devo stare più o meno qua, così lui mi tira almeno una di queste. Poi, se non fa la scivolata, io riesco a prenderla. Se fa la scivolata, me la toglie. Madonna, sto qua è odioso. La fa sempre la scivola. Allora devo stare più in qua, di modo che riesca... ok, così. Ok, devo stare più verso la tre quarti e analizzare e verticalizzare l'area di rigore. Ah!
Ciao sono. Ben ritrovato, porco puttano. Allora, qua. Più o meno qua. Secondo me qua è il punto giusto. Ok, qua è il punto giusto. Proprio qua. Bastoncino. Ah, aiuto! Bastoncino. Ciao, Zero, benvenuto. Io. Come stai, Zerone? Sono un po' nelle curve. Ah, t'ho capito. Guardate questo. T'ho capito, basta stare qua. Sto qua, poi faccio un passo indietro, poi faccio un passo avanti, ti prendo e mi togli il coso. Non ho capito un cazzo, non ho capito, come al solito. Yeah. Potrei fare un salvino adesso, eh. Wow, boom, porta a casa. Ciao Zerone, ciao Sono, ciao ragazzi, come state? Tutto bene, abbiamo avuto problemi ad andare in live, infatti io non vedo niente, non vedo chi siete, quanti siete, vedo solo cosa scrivete, e, ma va bene così, tanto, quello che dobbiamo, oh, bonus, eh? Bonus! Ho preso niente. Zoom cam, torna indietro, brava. Allora, shift F1. Ta-ta-ra-ta-ra-ta. Io non mi ricordo se in questo gioco hai continue. Ditemi dove devo andare! Bravo. Ciao, Brief! Noto con piacere che anche stamattina 27 persone più pezzo non stanno lavorando. Ciao, Brief, come stai? E pensa che ho anche avuto problemi a partire, a startare la live. Ah, queste sono stronze. Come stai, amico mio? Tutto bene? No! Ah, il puerco spino si uccide così. Ah, questo è sempre bene averlo perché adesso io devo innanzitutto fare così perché sennò lui mi uccella. Poi devo prenderlo, tipo tirarlo e poi saltargli sopra. Perfetto, perché sennò sugli aculei è finita. Allora, io adesso voglio andare a prendere... No, non mi interessa andare a prendere quelli. Morirei sicuramente come un cojones. Cojones. Oh, giù. No! Vabbè, ma qua mi sembra che ci sia la ghianda, quindi non dovrei avere problemi. Visto che mi ricordavo bene. Ma manco per cazzo. Manco per il Katzinger c'era una ghianda. E allora devo fare un trick molto 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 astuto qui. Ed è questo. Ok. Mamma mia. Devo guardare i tasti come quando ho iniziato a suonare la chitarra da ragazzino. Super Katzinger, esatto. Ah, la palla. La palla, qua c'era una roba della palla, facciamo un salvino, che devo andare a fare robe, tipo per andare là. C'era, mi sembra, una sorta di warp o qualcosa del genere qua. Ecco, esatto. Ah, per ricaricarmi di energia, molto bene. Ma il problema della mattina con la live deve avere perché te li mando io, ok, ho capito. Per la serie io lavoro, tu fai un cazzo, ti mando le maledizioni. Spero comunque che fixino sta cosa perché è abbastanza fastidiosa. Spero vivamente che la fixino. No, devo tenermi... Devo tenermi una cassa, lo dico sempre, non lo faccio mai. Peccati questo. Mamma mia. Una volta che prendo il giro però... Non ce n'è più per nessuno, eh. Ah, ok, ho sbagliato. Teniamola. Questa è la scimmietta capitana. La scimmietta Pierino, l'artista. Abbassiamoci. No. Voleva farmi fesso, ma ho fatto fesso lui. Bene. Torna a produrre, state attenti a non faticarvi. Ciao, Brief. No, cazzarola. Com'era già qua che si faceva? Non mi ricordo. Ah, ci sono le casse là. Ok.
Allora, lui non mi ricordo bene dove spawni. Io devo... Che c'era una sorta di pattern. Lui sale lì. Sta fermo. Sale lì. E adesso lo prego, perché lui sale di lì. Ok, ok, ok. Ce l'ho, ce l'ho. Sale sempre in diagonale. Quindi adesso lui sale di lì e di lì. Poi sale di lì e di là. Allora io lo aspetto qua. Porca puttana, mi ha fregato. È andata benissimo. No, no, no. Mi frega. Oddio. Sono passato sotto. Oddio. Tiè. Ma do che dodge. Ma Sekiro, levati. Sekiro, levati, ma proprio duro. Levati duro. Zac. Porco Giuda. Porco Giuda, che asino. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Perfetto, non ho salvato. Ok, tutto bene, tutto a posto, tutto a posto. Pro playing, assolutamente. Devo farmi un autoclip di quei dodge. Dai, allora, dritti, dritti, dritti come dei fusi. Tanto qua nessuno mi può toccare, nessuno mi può fare del male. Ultime parole famose. Doom. Effettivamente se giocassi con quattro dita è molto meglio. Giocare a quattro dita è molto meglio. Perché così ho sempre l'indice libero per scaccolarmi. Papam, papam. Questo è il pezzo che sempre tutte le frutte e verdure. Bravo, 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 bravo. È proprio così, Tsu. È proprio così. Duke. Ok, bon. A posto, andata. No miss. No miss! No, 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 non salvo, non salvo! Faccio lo spregiudicato, non salvo, non salvo, gli faccio male, gli faccio malissimo! Ce la posso fare! Nora, non te la prendere con me se poi muoio, eh! Che non ti ho dato ascolto. Che poi non posso saltare neanche tanto in anticipo, perché sennò la piattaforma non si è ancora creata e rischio di andare a sbatterci la testa e di non salire, vedete? Allora adesso dov'è la cassa? La cassa è di qua, la cassa è di qua, la prendo. Hai mangiato pesante che spari la lava. Molto bene. Giocare a quattro dita è molto meglio, perché così ho sempre l'indice libero per scaccolarmi. Pezzo su Cipende il 2. Segna. Oddio, ragazzi. Cosa state combinando? Cosa state combinando? Ah, bene, bene, bene. Ma uno. Uno. Lo prendo. Uno. Non due. Uno. Uno. Allora, adesso sì che salviamo. No, il livello dove si scivola non me lo meritavo. Si scivola? Si scivola. Ma porco Giuda, porco. Allora, via. Torniamo a tre dita, va. Ah! Sì, qua devo assolutamente tenermi la cassa, perché questi qua che scivolano... Allora, questi necessitano di due colpi per essere uccisi. Vabbè, quello non mi dà fastidio, penso. Questi sì, questi mi danno molto fastidio, anzi mi urtano. Beccati questo. Ci sono anche gli spuntoni gelati, occhio. Gli spuntoni gelati, che non è un tipo di cono, ma è... Sono le stalattiti. No, stalagmiti, no, stalattiti. Stalattiti, sì. Ok, ce la posso fare. Ah, pure a tempo! Cazzo! Singer nuovamente a tempo sto livello, non me lo ricordavo. Cosa fa? Ah, ok, sono i cosi lì. Ah!
Non ci credo! Ma io posso continuare, senza dover risalvare tutte le vite? Continuo, crediti 3, ok. Vabbè, crediti 3 me lo posso permettere. Crediti 3 me lo posso permettere. Vai, 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 vai! Il tempo! Ciao, Khalid, benvenuto, benvenuto! Come la va? Tutto bene? Tutto bene? Ringraziamo ancora Khalid per il gioco di ieri, perché alla fine con tutti i crismi del caso però è stato bellissimo, mi sono divertito e soprattutto è stata una piacevole scoperta. Aiuta! Vieni, bravo. Bravo Shemin Scemello. Sono tutto gobbo ma perché devo cercare di farvi vedere anche la chitarra. Allora finita questa live avrò un mal di schiena pazzesco. Boom. Ricordiamo a chi si può connesso solamente adesso, chi non mi conoscesse, che state vedendo il format su Agnami Video Games, dove gioco i videogiochi. Per adesso ho solo fatto roba NES per una questione di semplicità di configurazione di tasti e soprattutto di tasti, perché ha pochi tasti il NES, ma poi vedremo. Prossima saga che vorrò... dove, infatti, fatemi finire di parlare. Dove sto giocando i giochi con la chitarra di Guitar Hero. Ho già portato Asterix, Little Nemo, e poi cosa ho portato? Ho portato ancora uno. Ah, sì, Chip and Dale il primo, e adesso sto portando il secondo. Prossimi ad essere tarchiati saranno i videogiochi del NES dei Paperi, quindi i primi due DuckTales e Darkwing Duck. Che anche quelli sono tra i miei due giochi perfetti. Che belli però. Ho un cuore in più. Quando è che ho preso la... aumentato il cap dei cuori? Non lo so. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Comunque le capacità. Me lo dico da solo. Le capacità per farlo senza save state. Anche con la chitarra. Benvenuto, Lino. No, è Peppe. È Peppe che ci sta comunque... mi sta provando a trollare, facendo credere di essere Lino Bob. Rino Bobbu. Perché quello ormai è il suono... è quasi il suono privato di Rino Bobbu. Porco Giuda, ma di nuovo! Non è possibile. Avrei le capacità e le possibilità balistiche di farlo. One Ciccino Miss con la chitarra. Lo volevo fare io! Lo volevo fare io, è partito perfetto! È partito perfetto, Alberto, sei un grande! Cazzarola, ma averlo studiato non ci saresti riuscito! Fantastico, ecco. Bellissimo, bellissimo. L'avessimo provato, tipo, non so, per 15 volte ne saremmo riusciti. Rifigura. No dai, adesso lo facciamo, andiamo dritti come dei fusi. Hop. Chip e Chop. Grandi amici, Chip e Chop, belli e felici, che cadono dalle piattaforme perché c'è il ghiaccio sul... No. Ok. Andato, andato. Questa musica qua di fine livello mi ricorda anche tanto quella del primo Looney Tunes, che io adoro. Che potremmo anche portare quello con la chitarra. No, il secondo no, è impossibile. Perché c'è la giostra, quella dell'autoscontro, che è impossibile già col pad, figuriamoci con la chitarra. Ma il primo potrebbe... Oh, boh, fermi, eh. Oh! Pace Chop. Fat Cat, è sempre il nostro cattivone, Fat Cat. Ah, come prendo i bonus io, ragazzi, non mi piglia nessuno. No, questo livello me lo ricordo, che poi si spegne la luce, è una schifezza immonda. Ok, le candele fanno male, il vino fa cantare. Le candele fanno... Ah, questo pensavo non si potesse uccidere, invece si uccide. Penso di averlo fatto, eh. Dico penso perché non sono poi così sicuro, ma mi sembra di aver salvato, eh. Le candele fanno male, il vino fa cantare. Le candele fanno male, il vino fa cantare. Vieni qua, vieni qua. Ah ah. Là non ci arrivo, lo dobbiamo saltare.
ma che belli erano i giochi NES. Io voglio solo dei... Ah, tra l'altro, stamattina Elden Pixel. Stamattina Elden Pixel mi ha regalato la key di Alwa's Awakening per Switch. Non mi ricordo se lo possiedo per Switch. In caso io già lo possedessi, potremmo fare un giveaway per il buon Alwa's Awakening per Switch. Tanto è inutile averne due copie, non mi servono a niente. Io ve lo cedo più che volentieri. Pepe, merda. Questo è lui. Ah no, questo è Paccione. Mi sembra già uno di quei film di Takeshi Kitano. Urusei. Omachida. Gandanolo. Ma porca puttana, lo sapevo. Vai a fare lo scemo. Vai a doppiare i film di Kitano. Bravo, complimenti. No. L'ultima frase la conoscevi, però. Esatto. Guarda, ci vuoi. Jozu no heta strimada. Jozu vuol dire abile, heta vuol dire... invece vuol dire stronzo, come me. Non stronzo vuol dire incapace, no, non capace. Perché di base nella lingua giapponese, adesso vi faccio un pochino di scuola, nella lingua giapponese non esistono i dispregiativi, ci sono i non apprezzativi. Tipo, bello, kirei, non ha una controparte brutto, diciamo. È Mijikai, se non ricordo male, che vuol dire non bello. Cioè, poi non è proprio traducibile come brutto. Sono molto pudici anche nell'insultarti, nel senso... mi stai sulle balle, ma non ti dico che sei brutto. Non sei bello. Oh, non sei bravo. Qui secondo me un Salvino ci potrebbe stare. Come gli inglesi, perlomeno di eccetera. Meno alto... esatto. Ciao, Seravol! Scusami, mi sono un attimino incantato nei vostri occhi, nella chat, perché è tutto nuovo. Questa mattina ho tutto... porca miseria! Ho tutto girato in maniera strana. Ok. Chi è? Ah, è il blobbino. Ok. Teniamolo, va. La candela fastidio, onestamente, non mi dà. Mi sta anche abbastanza simpatica. Se non fa cose strane. Allora, io questo lo terrei. Ecco, per fare così. No! Sei cattivo, eh? Quando è che ho preso il cap dei cuori? Ma sono contento di questo, eh. Sono molto contento di questa cosa. Perché poi più avanti mi darà sicuramente una mano. Però, secondo me, il boss, quello tosto, quello che pensavo che potesse darmi del filo da torcere, era il primo. Dopo non mi ricordo che ci fossero boss tanto tosti. Tanto qua, cioè, non so se mi spiego come mi sto districando. Ah, momento, c'era anche un buco lì. Vabbè, ormai sono salito, pazienza, vabbè. Non per essere autocelebrativo, ma me la sto cavando alla stragrande. In questo bellissimo format originale di Suoniamo i videogame. Aiuto, questo cosa deve, cosa fa già questo? Tira fuori la lingua. Fuori la lingua. Passo sotto. Ah, ok. Mi caghi le palline. Perfetto. Ma poi posso cadere di qua? No, per adesso non cado. Ah, che liscio. Non ci provare. Ma dove devo colpirlo? Scusami, sulla faccia? Aiuto. Sì, secondo me devo colpirlo sulla faccia. Ora. Ok, bene. Vabbè, dai, easy. Easy. Anzi, lo anticipo un pochino, non devo neanche saltare, praticamente. Cioè, lo prendo full range. Tipo così, lo prendo subito. Ah, che stupidino! Ecco. Ma perché tutte le volte che insulto il gioco mi dà subito la super cazzola? E? Non ci provare. Ah, dandogli due hit, effettivamente lui mi dà due palle. Due palle di garza. Cos'è quello? Cos'è quello? Te ne vai, vero?
Te ne vai, vero? Ok. Ok. Secondo me ancora due colpi. Uno! Boom! One, first try. La CPU alle orecchie. Quantomeno degli occhi, ma le orecchie ce l'hanno sicuramente. Oh. Bene. Ma dai, lo riusciamo a finire veramente? Oh, bonus. Dipende da quella... Bonus! Oh, alla quinta volta sono riuscito a prendere una vita. Bam, 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 bam. Devo schiacciare per andare avanti. Ci siete, sì? Ok, perché io non vi vedo, eh. Vedo solo quando scrivete. Dai. Beh, siamo già a buon punto, comunque. Siamo a buon punto. Ma al sedere. Ci siamo. Oh, grazie. Allora, Clock Tower, Western World, Future World, Clock Tower. Clock Tower. Are you sure? Oh, fucking yeah. Let's go to Clock Tower. First. Madò, questo che stronzo che è sto livello. Quello con le piattaforme che girano. Ma tu non hai niente da fare che non tirarmi degli aggeggi addosso a me? Lui cosa fa? Ma il motivo di questa cosa? Che altro mi ricorda il boss di Darkwing Duck. Quello del... Muori con uno? Sì. La indovino con un pochino come Sarabanda. La indovino con uno, muori con uno. Eh no, mi sono fatto prendere da pirla. Ma scusa, ma mi ha dato un'altra... Un altro... Mi ha dato un altro cap di vita. Ne ho 5. Guarda che cuore grande. Ma è una cazzata allora sto gioco. Non me la ricordavo sta cosa. Non me la ricordavo. Di avere così tanto, di avere la possibilità di pimpare così tanto la vita. Pimp my life. Non my ride. Come cantava Desiree, life, oh life, oh life, che tradotta quella canzone si potrebbe tradurre con oi vita mia, oi core. Vai via. Oi ist core, si stad, vieni qua. Punta la testa. Le battute questa mattina si sprecano. No! Il brutto di questo gioco è che ho giocato Legit, ma l'ho già finito Legit, col pad questi, sia il primo che il secondo. Il problema di questo gioco giocato Legit è che quando muori anche davanti al boss devi rifare tutto dall'inizio, tutto il livello dall'inizio, quindi bisogna fare un attimino attenzione a questa cosa. Però non è che sia nulla di impossibile. Anzi, questo qua lo schippo, vado direttamente su. Megavolt! È vero, è Megavolt, giusto? Non mi ricordo i nomi. Così che si trasforma in Resident Evil 3. Aspetta, qua questo qua... Ah, ecco perché non ci ero riuscito ad arrivare, perché c'era il trucco. Il trucco e il parrucco. Vedi questo. Solo del salto, siete quando a terra. Eh sì, ci sono un paio di... A parte anche l'altro di Chip and Dale fa questa cosa qua. E è proprio il rumore dell'atterraggio. Minchia, Calic, te sei un drago. Cioè, ti rendi conto di queste cose qui che sembrano banali. Ma chi se n'era accorto? Chi se n'era accorto? Nessuno. Per questo io ti adoro. Anche quando mi fai giocare a Ranger X.
La ghianda. Salviamo, va. Poi tra l'altro è un suono stranissimo. Dobbiamo fare un... una roba del genere. Sì, di norma, come dice il buon Cali, i giochi, quando salti, fanno... Mi hanno chiamato... Se vi steste chiedendo se mi hanno chiamato a me per fare il doppiaggio dei suoni di determinati platform del salto, ebbene sì, è proprio così. Hanno chiamato me. Lo potete sentire in tantissimi giochi, il mio campionamento. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, e andiamo sopra. Perché? Perché mi va. Boss! Di già? Ah, lo struzzo. Lo struzzo era stronzo, ma neanche tanto. Era stupido lo struzzo, più che altro. Era stupido lo struzzo. Perché fa sempre le stesse cose. Eh sì, c'ho scritto Giocondo io sulla testa. Basta anticipare, così anche se va di sopra lui non mi prende. Oh. No, lo struzzo è veramente il boss più stupido di tutti. Dovrebbe anche già quasi essere morto, tra l'altro. A parte che se sto su non dovrebbe spawnare. Hop. No. Ah! Che culo sull'ultima hit proprio. Mi avrebbe colpito. Ma l'abbiamo fatto. No hit. No hit. No hit. No hit. L'avete fatto tra l'altro uno shout. Un punto esclamativo music e uno shout. Niente, perché tanto salta già fuori di lì se non sbaglio. Con punto esclamativo music esce in automatico lo shoutino a Micro Music Italy. Oh, bonus! Bonus! Due vite, adesso non mi batte più nessuno. Allora, adesso, ragazzi, adesso. Andiamo in the future. On the Western World. Andiamo in ordine. Western World. Yes. Western World, please. Hurry, hurry. Oh, yes. Ah, visto che esce fuori Micro Music Italy. Let's go. Sentite quanta quadriglia c'è in questa OST. Mi viene voglia di alzarmi e prendermi a schiaffi sui talloni. Sarebbe bella. Chi ha mai portato la quadriglia in live su Twitch? Nessuno. No, questa teniamolo. Tu vai via. Alla fine ho detto la tecnica delle quattro dita, ma... Forse tre è meglio. Devo fare un trick velocissimo. Aiuto! Non ce l'ho fatta. Porco Giuda! Forse star seduto così mi sa che... Oggi pomeriggio mi uscirà un varicocele di quinto livello. No! Questo no! Questo no! Questo no! Questo è pessimo. Ah! Non sapevo. Qua ragazzi faremo... Preso. La posso accelerare. Frenare. Se salto devo fare attenzione perché devo... Ok, devo andare sempre un pochino avantino. Ok. Frena. No. Frena. Accelera. Salta. Bravissimo. Ma non è finita, perché c'è ancora... Ecco, infatti. Sembrava. Lo vedete così la chitarra? Sì. Attaccati. Via. Frena. Via. No, frena. Via. Frena, ok. Frena. Preso.
Va bene, va bene, va bene. Non fa male, non fa male. Solo una pietra nelle gengive non fa male. Salta. Easy. Ma no, sono diventato veramente fortissimo questo gioco. Ah, ecco, c'è ancora un pezzo. Ah, veloce. Prendo. Porca puttana. Mi fa riprendere da qua. Se mi fa riprendere da qua va bene. Sì, mi fa riprendere da qua. Ho fatto lo stesso errore di prima. Perché lui cosa fa? Quando scende, quando il carrello cambia piattaforma, si stacca. Quindi, tenendo premuto l'indicatore di direzione, cosa succede? Che lui si muove. E quindi muovendosi ti fa cadere. Pezzo di retroquadriglia. Ok. Questa skill è fantastica, fantastica, fantastica. Yeah. No, vabbè, è finita. Ok, adesso potrebbe essere un problema. Ma no, anche questo è abbastanza stupido, se non ricordo male, perché tira ste carte. Devo solo vedere un attimino perché non me lo ricordo. Allora, tira la carta. Salva. Ok, no, me la sento. Me la sento tantissimo, Khalid. Sento che posso farcela. Perché rispetto al primo, No, diciamo che questo gioco, anche il primo, non aveva dei boss difficilissimi. A parte l'ultimo, a parte Fuckhead, che era un pochino stronzo perché... aveva il... quando ti tirava la cenere alla fine del primo. Questo onestamente non me lo ricordo. Era molto imprevedibile. Adesso devo stare sotto perché sennò poi non ho la carta da tirargli. Però... amico, stiamo qua. Ah, ok. Bene. Yeah. Dai che sei andato. Yeah. Ah, ancora, sei coriaceo però. Cat Gambit, esatto, è pure viola. Si chiama così? Perché poi io adesso dico così perché mi ricorda Gambit, ma poi magari si chiama veramente così, che Valterone sa tutto di tutto. Ma ancora? Mi prendi per sfinimento. No! Ho sbagliato il tasto. Anzi no, ho sbagliato la pennata. Tira giù. Sì, dai, è l'ultima questa. Sono convinto. Sono convinto che sia l'ultima carta. Gioca le tue carte, Sakura! Visto? A posto. Wikindurias! Chi di carta ferisce, di carta perisce. Esattamente. Non credo si chiami davvero così, però ci starebbe veramente bene quel nome. Oh! Bene, 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 bene. Anche un po' di zoomino sulla... cos'ho qua? Boh. Allora, un po' di zoomino sulla chitarra. Bonus. Guardate come prendo due vite, Non l'ho presa. Anche perché non ricordo nel cartone. Neanche io me lo ricordo nel cartone. È bellissimo perché sembro giusto. Nel senso, ho le spalle appoggiate sulle gambe e sembro un pezzettino alto così. Torna indietro, guardate. Ci sono quasi. Sono quasi asincro. Future World è sempre bello, è sempre la musica ganza. Che boomer. Tra i giovani si usa ancora ganzo. Non si usava già più quando ero giovane io, eh. Cioè eri già etichettato come boomer ancora prima che esistesse la parola boomer. Se dicevi ganzo a un ragazzo. Però era bello perché... allora, destra o sinistra? Destra o sinistra? Destra o sinistra? Boh, passiamo di qua. Ecco. Naturalmente, dove c'è il mob, ci passo io. Era anche di qua. Va bene. Tu muori prima di spararmi il fulminetto. O perlomeno... perché ho fatto quel super sparo mega? Boh. Ah, però non ho salvato, ragazzi. Adesso sì che salvo. Perché un continuo l'ho già fatto andare.
Qua gli devo saltare sopra, giustamente. Gaggio, gaggio anche zero, assolutamente sì. Assolutamente sì. Cosa fai? Cosa fai? Ma scusate, ho visto una cosa. Se io tengo un pochino... Si è illuminato. Era un problema grafico? O se si illumina che lo tengo un po'... Faccio quel super tiro. O devo tenere premuto B? O è uscito per puro caso? È uscito per puro caso quel tiro? Non so. Togo. Togo l'avevo sentito per la prima volta da qualche comico di Zelig. Non mi ricordo quale. Non l'abbiamo mai usato noi da queste parti. Ai tempi dei paninari fino al 90 posto di boomer si dice Neanderthal, è vero. Ciao Vincenzo, benvenuto. O Matusa. Matusa. Che sta cade? La risposta è sì, cade. Vabbè, ma scusatemi, ho fatto così. Eccolo. La fretta. Che figura di merda. Tu? Per piacere, eh? Rimaniamo composti e seri, stando in linea con la qualità dello streamer e dello streaming. Comunque tu, non so come risolverla quella cosa. Bisogna cercare da un'altra parte o chiedere al diretto interessato delucidazioni. Perché c'era scritto PAL multi 5 e invece sti cazzi, è saltata fuori USA. E non getta, solo USA. E la cosa mi dà alquanto da pensare sul fatto che non penso che sia una patch. Naturalmente sono tutte cose in codice mie di Tsundoku, non potete sapere niente e non dovete sapere ancora niente, perché è una cosa che succederà poi, prima o poi, ma succederà qua. E il fatto che io dica succederà, ragazzi, cosa serve il magnete? Ah, ma è una pietra. Perché una pietra dovrebbe essere attratta da un magnete? Fatemi capire. Vabbè, fa niente, la stella rimane lì dov'è. Comunque, se vi foste connessi solamente in questo momento, io sono Pezzinero, sul canale porto principalmente retro game, ma anche altra roba. Infatti, lo schedule di domani, se non ricordo male, è domani, porterò Orbital Ballet, che è un bel giochino che mi è stato passato con Keymailer, e vi farò vedere. Ah, questo è stronzo. Ecco, esatto, questo è stronzo perché tira sta roba. E non mi ricordo se... come fare a colpirlo. Forse da qua. Ah, sì. Sì. Ok, era così. Devo poi andare... però non è facile. Non è facile perché ti devi mettere perfettamente tra la palla... tra la palla e lo stronzetto. Tipo lì. E lui titta se ti tocca. Poi a un certo punto lo stronzo tipo adesso accelera. Ecco, tipo adesso io mi metto qua, aspetto che vada avanti e faccio così. Che controllo. Che controllo. Mi ha hittato, sì. La musica qui fa molto contro. Assolutamente sì, hai ragione. Ragionissimo. Se continuo così però muoio prima io di lui. Cosa facciamo? Danziamo? Oh! No. 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 Ok. Easy, easy, easy. Devo andare
Devo seguirlo quando va, torna indietro. Quindi adesso viene avanti veloce. No. Fa quello, viene avanti veloce. Avanti veloce, poi viene indietro e zac. Avanti veloce, indietro. Dai che sei morto, dai che sei morto, buffone! Buffone! Bandiera bianca, bandiera scacchi per lui. Ma se non recuperare i primi due per DOS, che sono anche Abandonware, dovrebbe essere più comodo. Sì. Il problema è che per il DOS bisogna usare quel cacchio di DOS box, presumo. Io non sono mai stato in grado. Devo vedere se c'è su Steam piuttosto, ma ho i miei dubbi. No, ma in qualche modo facciamo. Piuttosto chiedo al diretto interessato come ha fatto. E bonus! E lo facciamo. Madonna, che tempismo, ragazzi miei. Ragazzi miei! Non sono 86, è un anno in meno di me, ma siete giovanissimi, ragazzi. Allora, cosa avete scritto? In termini di desueti, all'epoca di una camera caffè... Ma camera caffè e non era anni 2000 già? Era già, c'era già camera caffè in tipo... Aspetta, Togo? Ah, è vero, era il fenomeno di camera caffè che diceva Togo. Quello, non mi ricordo come si chiamava, quello con gli occhiali. Però io mi ricordavo che fosse già anni 2000 camera caffè. È così giovane, è così vecchio? Wow. Cioppe cioppe! Ciao K, come stai? Tutto bene? Che si dice? Beccati questo e porta a casa. Quell'interruttore lì cosa fa? Mi gira probabilmente il senso di... Mi gira niente perché non lo... Mi gira niente, però potenzialmente dovrebbe girarmi il senso dell'amico Fritz lì, del rullo. Vediamo. Esatto. No, non ho mica visto. Vabbè. Prendiamolo per buono. Qualcosa si girà, qualcosa è successo. Camera caffè è una sitcom italiana? Ah, dal 2003 al 2017. Mi sembrava fosse più giovane degli anni 90, 80-90. Ma magari Zero non si riferiva a quello. Sono io che ho capito, ho malinteso. Pensa a te, cosa vuole? Qui nel frattempo si stanno facendo cose a controllo numerico. Pezzi di una fabbrica. Non ho salvato, ragazzi. Devo mettermi in un punto... In un punto tranquillo e salvare. Che non è qua. Sì, qua potrebbe essere un punto tranquillo per salvare. Oh, cado! Caduto. Caduto! Che noia! Ho capito cosa ha fatto, ma ha cambiato la... In una andava avanti, nell'altra andava indietro, poi nell'altra andava avanti, poi nell'altra andava indietro e sono caduto e ho preso la hit da scemo. Ragazzi, tra l'altro io vi ricordo sempre venerdì 29 Gesè torneo! Giornata di torneo! Ci sfidiamo con i migliori, no, i migliori no, quelli che ho scelto io, perché non posso avere la presunzione di dire che siano i migliori, anche se Violent Storm lo è. I migliori picchiaduro a scorrimento, quindi, a scorrimento me lo sono sentito anche io, lo scorrimento lento. Praticamente... Che è stato sto rumore? Ah, c'è quella roba lì che fa male. E ci sfidiamo con il picchiaduro a scorrimento mercoledì per la 10ª giornata di campionato. Lo
non sono stato tanto bravo in questa parte. Per quanto io sia stato bravissimo prima, non sono stato tanto bravo in questa parte. Tu mi urti, ma non così tanto da doverti uccidere, anche perché sei sparito da solo. Tu invece sì. No, sei scappato da solo. Molto bene. I picchiaduro esperimento, né? Ciao, Westino! Come stai, Barbabella? Barbabella è buona? Come la va? Come la va? Facciamo lo shoutino a Westino. Hai visto cosa mi tocca fare? Cosa mi tocca fare? Giocare ai videogiochi con la chitarra. Perché non è già troppo complicato giocarli normalmente. Bisogna complicarsi ancora un pochino di più la vita. Se è così, sono safe. Non sono così sicuro. Però, nel dubbio, io me la tengo. No! Sbagliato! Come stai, Westino? Hai poi finito Dark Soul? Ieri mi avete tenuto in compagnia in tanti. Casa base, Jack. Casa base, Jack. Mentre ero al lavoro a annoiarmi. Alle 11 di sera. Questo devo colpirlo da dietro. Ma benvenuto a lei, Westino. Grazie a lei, grazie a lei. Ma quante vite ho? No, come si fa così? 3 vite, 99 cose. Quindi se prendo ancora una cosa, teoricamente a 100 cosi dovrei avere la vita, penso. Ma c'è il boss finale! No! Ma che palle, mi ero appena scaldato! Temo la strada sia ancora lunga, stamattina sto litigando con un programma. A me stamattina non si startava la live, quindi c'è OBS che fa girare le palle. E poi alla fine è partito lo stesso, ma senza i feed, senza la chat, senza niente. E sto guardando dalla dashboard. Infatti penso che debbano fare qualche cosa. Perché questo attacco che è successo la settimana scorsa li ha mandati più in crisi di quello che dovesse, forse. Forse, dico forse. Infatti io non so chi siete, quanti siete, dove siete, vi vedo solamente se scrivete, senza le virgole, senza i punti. Allora. Ah, non è l'ultimo, o sì. Ho già fatto catto. Fatto catto? Fatto catto! Fatto catto kun! Ah sì, è fatto catto kun. No, questo è maledettamente stronzo. Questo è maledettamente stronzo. Devo ricordarmi come si fa. E non me lo ricordo. Poi sparisce. Danger. 2 1. Ok, al timer la bomba, perfetto. No, non è ok, no, me lo ricordavo diverso. Ma perché forse fasa? Perché forse fasa? Per quello me lo ricordavo diverso. A parte che se la bomba mi scende in testa mi rincoglionisce, quindi devo fare anche attenzione a quello. 3, 2, 1. Spam. Ah, ecco cosa faceva ancora. Ok. 2, 1, beccati questa bomba, liscio. Cosa fai? Allora, la mano non me la dai, la palla me la tiri neanche. Ma non usi chatbot o qualcosa del genere? Sì, sì, uso chatbot. Come bot. Come bot, uso chatbot. Ne? E penso che vada, perché i suoni hanno funzionato fino adesso. Ma penso sia proprio un problema di noi di Twitch legato a OBS, credo, eh. Perché con la stream key va. Quindi va anche chatbot con la stream key. E anche OBS con la stream key va. Solo non logga direttamente l'account. Sono problemi di interfacciamento tra, credo, OBS e Twitch, penso. Ciao Nora, grazie mille per la cumpa. Grazie, grazie, grazie davvero. Ci vediamo alla prossima e buona giornata. Sempre meglio stargli dietro, eh. Ah ah!
Però non è morto. Mi sembra che non sia morto. Perché se gli sto dietro lui non mi tira la mano. Se invece gli sto a sinistra mi tira la mano. Grazie Nora, buona giornata. E grazie per la compagnia. Ops. E... ecco, adesso mi fa male perché mi tira cose. 2, 1. Perché non gli ho fatto niente? Me l'aspettavo quella. Ok, adesso sto dietro. Ma perché non gli ho fatto niente? 2, 1. Ma perché? L'ho tirata troppo presto? Cioè troppo tardi? Oh, vediamo. Fino adesso è andato. Non lo so proprio, Westino, che cazzo stia succedendo stamattina. No, questa l'ho tirata proprio male. Ah! Giocata male. Danger, 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 danger. Devo tirarla sull'uno. Ora. Ok. Porca vacca, m'ha colpito. Yep. Ok. La tiravo troppo tardi. Danger, danger. Adesso spawna sempre lì sto stronzo perché mi fa più roba. Io non ho sbagliato. Ancora. Ma secondo me fa ancora una terza volta. Non sono così sicuro di quello che sto dicendo, però secondo me fa ancora una terza volta. Sono il comandante Shep. Eccola! Questo è il mio stream preferito della cittadella. Eccola! Visto che funziona chatbot, messaggio di K del Commander Shepard. Shepard. Ah, lo sapevo! Lo sapevo, me la son giocata. Perché poi la perdi, la perdi. Se gli salti sopra. Vabbè, va bene, va bene, va bene. Nulla di fatto, nulla di fatto, nulla di fatto. Due volte la mano non me la tira. Quanto sono bella una cifra. Una cifra, una cifra. Porca vacca. Concentrazione. Concentrazione ai massimi livelli. Non posso perire. Penso che siamo al sudden death. O io o lui. O io o lui. O io o lui. E non sarò io. Non sono così convinto di questo. Odio la pressione. Odio la pressione. Tantissimo. Ok, qui dovrebbe essere un pochino più easy. No. Perché non riesco a colpirlo da dietro? Grande sono. Il nostro sono. No, 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 no. Ah. Sbagliato, sbagliato di brutto. Sudden sad. Dai, che ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo. No, no, là è troppo. È troppo breve il margine del ro. Boom! E boom! E l'abbiamo portata a casa! Non so se fosse l'ultimo, però. Ciao, Bucaliffo! Benvenuto! L'ho scaricato, Clone Hero. L'avevo giocato un pochino l'anno scorso. Però questa, essendo quella PS2, quindi non è nativa USB, ho un convertitore cinese per convertirlo. Non sono mai riuscito a settarlo al millesimo. E quindi ogni tanto mi scazza la... mi scazza, nel senso che io premo, ma lui non me lo chiappa. E ho provato più volte a settare bene il delay, però secondo me è un problema proprio che non essendo nativa USB, perde un pochino. Ho il connettore della PlayStation 2, dopo ve lo faccio vedere. E... però sì, l'avevo scaricato anche... avevo anche i pacchetti, quelli di Guitar Hero 3, Guitar Hero 2. Ah, non era l'ultimo, quindi... è molto bello, perché poi io Guitar Hero 3 lo adoro, proprio lo adoro. Ed ero veramente
contento di avere quel giocone che è Cloniro. Sono fatti una sbatta non indifferente. A me sembra che abbia quella... No, tu se vai nelle opzioni, adesso non me lo ricordo perché non ce l'ho più installato, se vai nelle opzioni puoi settare il delay della musica e l'input lag della... non della musica, sì, della musica e l'input lag della chitarra. Lo vai a tentativi, gli imposti proprio i millisecondi. Scusate un attimo, eh. Cacchio di call center. Però sono per tenere questo telefono, lo porto per la prossima volta che mi chiama glielo dico. Mi svolti il gioco. Guarda nelle impostazioni, K, perché c'è. Adesso non mi ricordo, non ce l'ho più a portata di mano. Però c'è proprio di impostare tu i millisecondi di ritardo. Perché se no, se lo fai di default, non va. Se invece lo setti bene, va abbastanza bene. Non è perfetto, non è come un Guitar Hero, secondo me. Però, tra l'altro, a proposito di Guitar Hero, mi piacerebbe poi un domani che io riuscissi, e se mi funziona ancora la PlayStation 2, farvi vedere il Guitar Hero che avevo moddato, il Guitar Hero 3 che avevo moddato, con un gruppo che io adoravo, adesso mi fanno cagare perché hanno cambiato completamente, che si chiama AFI, gli AFI. Avevo fatto, moddato tutto il Guitar Hero, mi ero fatto io le tab, con un programma che non mi ricordo neanche come si chiamasse, quindi avevo messo io tutte le note, avevo cambiato l'immagine che scorre sulla penna, sul manico della chitarra, avevo cambiato tutte le informazioni che ti dice nei caricamenti, no? Mettendo informazioni sui gruppi. Era un po' sclerato, però mi ero divertito un sacco. Pezzo di pazzo. Ah, gli conosci Peppone? Pezzo di hacker. No, non è un po' di modding, non è un hacking. Dopo un certo album li ho abbandonati pure io. Allora, io ti dico, per quanto mi riguarda, io li seguo da... finito! Mi lascia un po' di amaro in bocca questa cosa. È stato fin troppo facile, ragazzi. Vabbè. Va bene. Va bene così. Allora, possiamo togliere la zoom cam. Togliamola. Bene, ragazzi. Chiudiamo qua. E io direi di fare ancora qualcosa. Sono, è mezzogiorno, ho ancora una bella ora di buono. Ma prima volevo parlare proprio degli api. Allora, innanzitutto faccio vedere quello che vi dicevo. Praticamente io adesso mi sono legato con la chitarra e le cuffie. Allora, questa qua è quella di Guitar Hero. Perché vedete, l'attacco è quello della classica PlayStation, questo qua. E ho comprato a 1,50€ questo bellissimo adattatore, che funziona bene, funziona bene. Si incastra così e diventa una chitarra USB, a tutti gli effetti. Però ha dei problemi per quanto riguarda Cloniro. Diciamo che va bene usata così alla gigiona come la uso io, ma per il resto fa un po' cacà. Cosa volevo dirvi? Ah no, degli api, praticamente io li seguo da, penso, se non ricordo male, fine anni 90. E erano venuti per la prima volta intorno agli anni... Non so se ricordo male. Io non li ho seguiti dall'inizio, dal primo disco che è Answer That and Stay Fashionable del 95, perché non li conoscevo. Io li ho conosciuti perché ero andato a un concerto degli Offspring nel 2000, se non ricordo male, proprio nel 2000. E loro erano come spalla. Da lì poi ho iniziato a ascoltarli. Però diciamo che io li ho iniziati ad adorare con The Art of Drowning, che già avevano fatto un passaggio. Perché hanno fatto i primi due dischi, Answer That and Stay Fashionable e Very Proud of Ya, sono punk. Proprio punk, street punk puro. Poi hanno fatto Shut Your Mouth and Open Your Eyes, com'è che si chiama? Mi sembra che si chiami così. È già un pochino più hardcore, più cattivello. E poi invece con Black Sails e The Art of Drowning hanno fatto proprio quella cosa che a me piace, che è una sorta di punk melodico, punk hardcore melodico,
molto molto bello, perché mi piacciono suonare le ottave, lì le riempiono di ottave proprio del punk, ed è molto bello. Poi a me la sua voce è sempre piaciuta. Poi Sing the Sorrow hanno fatto un ulteriore cambiamento, diventando un pochino più dark, diciamo. Però Sing the Sorrow e December Underground sono due dischi che io ancora adesso adoro. Con Crash Love e Burials, e poi non mi ricordo se ne hanno fatto ancora un altro, mi sembra di sì, perché li compro i dischi degli AFI, mi piace averli in collezione. Però con Crash Love, cioè su quel disco io salvo due tracce, e le salvo proprio perché le devo salvare. Hanno proprio fatto un passaggio, adesso sono tutte uguali queste canzoni, sono tutte uguali, e non mi piacciono più, non mi piacciono più. Mi è andata via la chat, parlavo da solo. Aspettate che non mi è sparita la chat. Eccovi qua. A Fire Inside, esatto, sono proprio loro, Khalid, sono proprio loro. E vi dico, i dischi, per me i dischi migliori sono proprio i tre centrali. The Art of Drowning, Black Sails, sì, lasciamolo ancora un pochino in disparte. The Art of Drowning, Sing the Sorrow e December Underground. Che December Underground è quello che, se non ricordo male, gli ha fatto fare il salto per quanto riguarda, non totale, breve, un breve salto, perché se non sbaglio hanno cambiato e hanno firmato per una major con quella. Infatti Miss Murder, primo singolo di December Underground, è anche finito in Guitar Hero 3. Sì, no, ma neanche emo, sono proprio diventati, vogliono fare un po' i Cure, ma non ci riescono. Perché poi la cover dei Cure che avevano fatto di Just Like Heaven era pure bella, però adesso sono un po' curizzati e non mi piace. Ma poi sono proprio lagnosi adesso, tutte uguali, schema proprio, strofa, ritornello, breakdown, ritornello, fine. Che palle, tutte uguali. Cioè io la prima volta che ho ascoltato il disco ho detto, sta a vedere, adesso c'è na 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 na, tararata tararata, ma na 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 na, ok, dopo sta tararata tararata. Che palle, mamma mia. Eh sì, il video di Prelude e Miss Murder è figo. No, ma io ti dico, c'è stato un periodo, io sono uscito proprio fuori di testa per loro. Quando sono venuto in Italia li ho visti tutte le volte, sono tutti i concerti. E dal vivo, sì, non sono eccezionali, però non è male. Ciao Rollo, scusami, non t'avevo visto. Anch'io volevo spiegare a Milano, tour di Americana, che sono sempre stato del team Green Day. Grande Rollo. Io sono un panchettone, poi ho girato un po' più sul metal, però io il punk e lo street punk ce l'ho qua. Cioè proprio quello, lo skate punk, mi piace da un sacco. Edronic, ciao, scusami, mi sono perso nei vostri occhi a leggere. Ciao, mi sono perso Rollo, mi sono perso Edronic. Ciao ragazzi. Bucaliffo, c'entra poco, ma l'avete visto in Instagram che per sbaglio ha cancellato la pagina di Suicidal Tendencing per il nome? Veramente? Madonna. Ma cancellata o bannata? Sì che ci rimettono poco a ripartire, Però cacchi, poverini. Sì, adesso con sto politically correct hanno un pochino rotto il cazzo, cioè... È il nome di un gruppo storico, cioè va bene, ok, tradotto non è il massimo della vita, però, dai. Sono ancora dietro agli ostri, ma devo ammettere che un pochino sono... lui è invecchiato e il tempo passa, ma un pochino come dire i Metallica li adoro, li ho sempre adorati e... Adesso mi faccio uccellare da tutti voi, Però io già il Black Album a me non è andato giù. E poi non voglio fare il purista del cazzo, perché comunque ci sono canzoni belle in tutti gli album. Ci sono canzoni belle in Load, ci sono canzoni belle in Reload. Ciao Guard, benvenuto, grazie per il raid. Benvenuti ragazzi, ciao Dave Crixen, benvenuto. Grazie Guard. Bravi però Sciottino, bravissimi. Grazie e benvenuti. Stavamo parlando un po' di musica dopo aver finito Chip and Dale 2 per NES con la chitarra di Guitar Hero. Giocato con la chitarra di Guitar Hero. Benvenuti e grazie. Cosa avete fatto di bello, Guard? Stavamo parlando un pochino di musica. Ma adesso giochiamo di nuovo qualcosa. Bannata. Ok, bannata, allora gliela risbanneranno. Dai, cioè, sono un nome storico della musica che mi è colpa loro. Gli Offspring, amore puro. Sì, assolutamente. Smash, uno dei miei 10 dischi preferiti della vita. Cioè, io Smash lo adoro. Non solo quello. Si sa, l'ispirazione non può durare all'infinito. Allora, ragazzi,
Che cosa facciamo? Che cosa facciamo? Possiamo farci un arcadino? Splinter. Splinter è anche molto bello. Splinter è molto bello. Ma a me anche Conspira si piace da matti, eh. Che la gente diceva già, no, ho venduto il culo alle major, sono cambiati, non sono più le stesse. A me Conspiracy of One mi piace da matti. Umbe! Benvenuto anche Umbe! Ciao ragazzi! Inex of the Ombre, tanta roba, dove c'era ya. La cover di Crazy Taxi, l'OST di Crazy Taxi. No, ma a me gli Offspring, dici Offspring, mi viene, come si dice, guardate, si vede? La pelle a granet, si vede, ce l'ho veramente! La pelle a granet, perché gli Offspring mi hanno accompagnato per tutta la parte bella e divertente della mia vita, ma proprio quella divertente, non che adesso non mi diverta, però la parte divertente della vita è stata proprio associata agli Offspring e allo street punk. Umbe, lo shoutino l'abbiamo fatto, sì. Conspiracy addirittura la cassettina, grande. Io CD. Cosa avete fatto, Umbe Guard, di bello, prima di venire qui? E io vi ringrazio tanto. Ma come, Conspiracy ti stimolava un po' con la natural regolarità? Dai, no, no. A me piace. Allora, dicevamo, ragazzi, se c'è qualcuno che vuol venire e ha voglia di venire su Discord, io apro Discord e possiamo giocare a Keep Talking and Nobody Explode, se qualcuno ne ha voglia. Se no, tiro fuori il Daija e ci facciamo qualcosa di arcade. Magari uno shooterino, visto che adesso abbiamo giocato... È un po' che giochiamo ai giochi di combattimento, magari ci facciamo uno shooterino, dall'inizio alla fine. Americana fu il mio primo CD di Offspring e lo consumai. E beh, Americana tanta roba. Siamo piccati su Guilty Gear e poi una ranga Cadillac. Bene, bravo Umbe. E poi Inax fu quello in cui mi innamorai. Inax è tanta roba. Anche se io... anagraficamente parlando sono più legato a Smash, però hanno fatto secondo me 4 dischi di film, anche quelli prima, The Offspring il primo sì, ma tipo Ignition mi sembra che si chiami il secondo, quello tutto amaranto, è bello anche quello. Dai, se c'è qualcuno che vuol venire su Discord, apro Discord e ci facciamo un disinnesco di bomba. Se no, mamma mia quanto sei culone, ciao Carta, buongiorno, benvenuto. Ignition era il mio preferito, visto Kalit, che Kalit, bravissimo, ci capiamo. Sì, comunque sì, Inaxi è bello tutto, assolutamente sì. Va bene, dai, allora, se siete... Sapete cosa facciamo, visto che abbiamo parlato di Ignition? Se mi funziona ancora, giochiamo ad Ignition. Che è un po' che non ci gioco. Vediamo però se mi funziona, eh? Perché sperando che non ci siano aggiornamenti da fare di Steam. Allora, giochi Steam. Ignition. Ci facciamo una partita di Ignition, che è un po' che non ci gioco. Devo giocarci con la tastiera, perché il pad non funziona. Però se va, mi faccio volentieri una partita di Ignition. Nel frattempo, che parte... possiamo parlare ancora del più e del meno. Jennifer, ecco, bravo. Jennifer Lost the War era proprio la canzone che ti stavo per citare. Che è successo? No, non lo voglio di qua. Non lo voglio di qua. Lo voglio di là. Come faccio? Aspetta. Ok, eccolo qua. Allora, scusate, ok, Ignition, come me l'ha preso così, ne? Dove altro diamine me lo prende? Vabbè, ma non c'è problema, lo acquisiamo così. Ci sta giusto. Olè! Vediamo se va. Madonna mia, che volume!
Olè. Poi però si, secondo me cambia di nuovo la risoluzione dopo un po'. Oh. Crescione? No, va. Ok. Jennifer Lost the War. Allora, anche Walla Walla, se non sbaglio, è di Ignition. Che figura di me. Eccolo lì, eccolo lì. Ciao Lino. Allora, facciamoci un campionato. Allora, opzioni di gioco. Pro non ero riuscito a finirlo. Principiante, dilettante. Facciamo il campionato di mezzo. Ok. Me l'ha preso? Sì. Campionato. Macchina della polizia. Ciao Lino, come va? Tutto bene? Oddio, oddio, frena. Frena. Bella Squallino, come stai? Tutto bene? Benvenuto. Eccoci. Ok, così è giusto, è vero. Mi ricordavo che cambiasse la grafica e quindi non dovevo ingrandire. Era giusto così. Era giusto così. Allora, scusate, mi rimetto di nuovo tutto manualmente su perché OBS fa girare i cac coglones, però va. Allora. Benvenuti Lino, l'avete fatto lo shotino Lino? Sì, bravi. Come stai? Pitch alla fine si è ripreso ma male, nel senso che OBS va male, però va. Quindi va. Stiamo giocando a Ignition perché abbiamo citato fino a poco fa gli Offspring e l'album appunto di Ignition. E allora ho detto, cosa fare, visto che abbiamo finito Chip and Dale per NES con la chitarra? Cosa possiamo fare se non giocare Ignition in questo momento? Ho sbagliato, non devo usare il turbo adesso! L'ho usato. Vi ricordo che sto giocando con la tastiera perché il pad non sono mai riuscito a settarlo. Quindi se mi vedete giocare peggio del solito, perché con le dita io sono veramente... un po' scarso. Qualsiasi riferimento a allusioni sessuali è puramente casuale. E io questo gioco lo adoro. Ignition, che nostalgia, vero? Perché Lucio? Vero? È tanta roba questo gioco, tantissima roba. Ho sbagliato, devo fare il taglio e usare il turbo qua. È bellissimo Ignition. Tra l'altro l'avevo trovato a 5 euro su Steam Instabuy, proprio preso istantaneamente. Il bello poi qua è che se vieni schiacciato dalle... Oh! Se vieni schiacciato dalle pietre, non ti esplode la macchina, diversamente se vai a finire contro un treno o contro un bus. Praticamente, essendo schiacciato dalle pietre, tu puoi continuare a giocare, ma... ti si invertono i tasti, quindi destra diventa sinistra e sinistra diventa destra. C'è del gameplay, c'è dello studio di gameplay anche qua. Nadosca la macchina Bigfoot è Bigfoot stronza. È l'ultimo giro? O ce n'è ancora uno? No! Ce la posso fare. Ecco, l'ho detto, eh. Bello, vero sono Ignition. Tanta roba. Poi Lucio, perché Lucio mi piaci? Perché ti chiami come mio figlio, quindi... Mio figlio non si chiama Lucio, ma si chiama Lucio. Che tra l'altro devo ricordarmi anche di andarlo a prendere, non so neanche che ora sia adesso. Allora, la macchina... Bigfoot è già giù. Non lo prendo più. Non lo prendo più. Anzi, posso ancora farmi riprendere dagli altri. Ma poi che musica ha? Vai! No, ho sbagliato! Era qua da... tanto è già arrivato da mo. Vabbè, dai, un secondo posto non è male. Gli facciamo il culo nelle altre piste. Ciao Andrea, benvenuto! Solo che ha avuto lo Spectrum, gioca bene con i tasti, assolutamente sì.
Assolutamente sì, Edronic. C'è il Monster Truck, giusto, giusto. Tra l'altro di Edronic, mi dimentico sempre di dirvelo, ma c'è anche un Discord bellissimo dove poi lui condivide le foto che scatta in live. E se non sapete cosa sto dicendo, andate a vedere il canale di Edronic perché lui fa il fotomod. Che non tutti possono farlo, non tutti sanno farlo, e non tutti soprattutto sanno farlo bene come il buon Edronic. Ah, qua li ammazzo tutti. Anche la macchina banana, eh. Anche la macchina banana. Vai. Tamponato la macchina banana. Andrea Pippo, come la va? Tutto bene? Tutto bene. Guardalo, guardalo. Taschia Dutch che mi tampona e mi manda fuori. Fuori rotta. Snack! Che controllo, che controllo, che maestria, che controllo, che maestria. Dai. La macchina banana mi sa che mi ha già salutato. A meno che non si schianti con... sulle barchette. Oppa. No, 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 mi son girato, mi son girato. E mi sono svegliato, tutto sudato, ho fatto un casino. Vabbè, ma questa qua adesso la supero, Se si leva dai marones. Ok, supero anche questa. Taglio! Ah, non si può tagliare, mi ero dimenticato di questa piccola cosa. No, il livello pro è... c'è quella macchina bellissima nera con le strisce... bronzo, che veramente... guardate dov'è. Ce la posso ancora fare? Fate un sondaggio. Ce la posso ancora fare a prendere la macchina banana? Secondo me no. Che è bellissima, però è imbattibile quella macchina. Forse ai tempi ero riuscito a finirlo, anche il circuito pro, ma non sono così sicuro, Ce la posso ancora fare a prendere la macchina banana? Qua lo dico e qua lo nego. No, non credo. Però, prima come si era posizionata, non era arrivata terza. Terza era arrivata Boy Dukli. Ah, qua potevo far sfoggiare il turbo. Ne avrei recuperato un pochetto. È lì. No, è troppo lontano. Anche se taglio qua, non ci arrivo lo stesso. Ma perché? Si è buggato, no! Ho schiacciato il turbo, si è buggato. Wotti! Benvenuto! Non ce la posso fare, troppi ricordi? Ah no, ce la posso fare, scusami. Ciao pro player, ma di che? Prostatico player, quello sì. Allora, banana 10, Jeff 7. Vediamo a che punto siamo in classifica. A un punto dal Monster Truck. Ok, perfetto. E a due punti davanti alla macchina banana, quindi la macchina gialla. Quella di quel gioco che volevo mettervi nello scorso Racing Tournament, che è, oddio, come si chiamava? Blompy Car. Com'era il gioco della macchina gialla che volevo mettervi? Quello pessimo proprio. Blombi Car, mi sembra. Blombi Car. Avete visto come io ho saputo attendere? Sono schiantati tutti sul treno. Io invece saggiamente ho atteso. Ho sbagliato. Però ho dato del distacco. Ho preso un po'... No, qua occhio perché se dai il turbo qua voli di sotto. Ok, qua bisogna anche fare attenzione. Allora, ancora il trattore. Ah! Bene. Vedete che me la cavo anche con la tastiera, figlioli belli. Va. Paradam. Il trucco qua è mollare l'acceleratore, perché se con l'acceleratore aperto, quando atterri da quella... da quel salto, rischi di girarti. Invece, mollando il coso, visto che... mollando l'acceleratore, visto che vai abbastanza giusto. No! Blombi Car! Sì, mi sembra che sia giusto il nome. Andatelo a vedere, è una roba pazzesca, da quanto è brutto quel gioco, con la macchina gialla. Protagonista la macchina banana di Ignition. Op.
Che poi non avere il turbo troppo lungo è anche un bene, perché lo riesce a dare più volte e lo riesce a controllare meglio. Hop, mollo l'acceleratore, ho sbagliato. Vabbè, però io direi di avere un ottimo margine. Un ottimo margine, sono tutti lì sotto. Il fulmine può colpire la macchina. Adesso non ho mai preso il trattore, lo prendo all'ultimo. Oh, giro! Che culo. Che culo. Turbo bug, turbo bug. Non mi piaceva la macchina banana. Sì, la macchina banana anch'io non l'ho mai usata. Il track non va per niente male, però le mie preferite sono sempre state quella, questa qua, la macchina della polizia e poi la super mega macchina, che però è un casino da prendere. L'avevo presa, adesso che mi ricordo. Però era ingovernabile, perché aveva un turbo lunghissimo. Lunghissimo, era veramente mal gestire. È come la Subaru. Sapevi già l'orario del treno che sarebbe passato davanti agli altri? Esatto. Ho citato sapendo l'orario del treno, giusto? Giusto, Lino. La telecamera dà quel tanto di motion sickness? Sì. Ma do questo circuito. Questo circuito ha un taglio, che è questo qua, del trampolino, che è il taglio più inutile di tutto il gioco, perché ci metti un quarto d'ora a entrare nel ponte, e una volta che entri nel ponte, tu atterri, tagli due tornanti, ma atterri qua prima che riesci a rimetterti in bolla nella strada e sei già stato superato da tutti. Va, che controllo! Ah! È troppo bello questo gioco, ragazzi. Se non avete mai giocato, per quella manciata di euro che costa, prendetevelo, perché è veramente troppo figo. Ecco, qua è un punto che bisogna sempre aspettare, perché il turbo si dà qua, perfettamente, per prendersi la valanga in the right middle of gengive. Direttamente nelle gengive. Ok, qua non dovevo darlo, ma l'ho dato perché ci sta. Qua non bisogna di nuovo darlo, perché c'è subito la curva. Qua potrei aprirci, invece. Ci apro tutto. No, ho sbagliato! Vabbè, va bene, l'ho tenuto ancora abbastanza bene. Allora, posizione 4. Non tutto è perduto, non tutto è perduto. Non tutto è perduto. Oddio, dove sono finiti gli altri? Quanto sono andati veloce? Allora, almeno terzo ci arrivo, perché questa me la mangio. Questa me la mangio a colazione. No, di solito passo di là. Sì, di solito passo di là. Vabbè, va bene. Ok, adesso aspettiamo. Ok. Te la sei presa te adesso la valanghetta. Piccola valanghetta. Ragazzi, non ho neanche fatto la pausa caffè. Pensate quanto vi voglio bene. Non ho fatto la pausa caffè. Oh. Sono concentratissimo. Solo che sono veramente troppo giù gli altri due. Sono già da rettilineo. L'unica è non sbagliare niente e sperare che vengano valanghizzati. Io invece vado a pranzetto. Buona... Oh no, Kappa, vai distratto. Scherzo, non è colpa tua. Buon appetito, Kappa. Grazie per la Kumpa, bella Kumpa. No, si è inchiodato. Voilà, via. Andata, tutto molto bello. Tutto questo per aver citato Ignition degli Offspring. Si è inchiodato il gioco. Va bene. Allora, abbiamo ancora una quarantina di minuti. Facciamoci uno shooterino, dai. Allora, voglio giocare con lo shooter Cave, che non conoscevo e che mi ha consigliato Pacione. Che non... Qua non dovevo darlo. Frase che avessi dovuto applicare. Sì, certo. Allora, ragazzi... State buoni, state bravi, che andiamo a farci lo shooterino. Venerdì poi ci sarà la giornata shooter, dove penso e credo che giocherò Tengai e dovrei giocare anche Armful Park, penso.
Invece oggi giochiamo a What Happened? Welcome, welcome here guys, welcome. Aggiornamento di Fight Game, da allora posso parlarvi un attimino. Andiamo in Just Chatting a cogliere Yuri e i suoi raidati. Ciao, come state ragazzi? Ciao Yuri, tutto bene? Tutto bene, io qua non capisco niente perché tutto banane grazie OBS, quindi adesso sto scaricando l'update di Fightcade, allora io vi metto qua così vi parlo. Cosa avete fatto di bello questa mattina? Tutto bene? Bravi per lo sciottino narpino, ciao Marti Freddi, benvenuti, benvenuti, benvenuti. Come hai pronunciato Armful? Mi pare un paesino delle parti Sampeire, c'è Sampeire, Elva e poi c'è Armful, è già... Però ha già scollinato Armful. Elva è proprio sul cocuttolo. Armful ha già scollinato. Buongiorno, buongiorno Yuri, buongiorno. Grazie per il raid e benvenuti a tutti. Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Allora, che si fa? Che si fa qui? Che avete fatto voi? Innanzitutto ditemi. Anche se PC ora lagga da morire, ma oggi non funziona niente. Partito preso che oggi Yuri non funziona niente. Quindi, ma non funziona niente. Questa mattina abbiamo fatto Chip and Dale 2. Nel format, suoniamo con i videogame, giocato con la chitarra di Guitar Hero, abbiamo giocato fino ad Ignition perché abbiamo parlato di musica, è saltato fuori che siamo fan degli Offspring e il secondo album degli Offspring si chiama Ignition e da lì allora perché non giocare Ignition fino a un secondo fa, prima che si inchiodasse e andasse tutto a banane. Avete finito Zelda per... oh, per Satellaview, molto bene, GG allora, GGGG. Adesso invece andiamo a fare uno shooterino. Uno shooterino perché voglio sparare un pochino. Ho più voglia di sparare o più voglia di menare le mani? No, no, menare le mani le abbiamo menate ieri. Spariamo, spariamo. Tra l'altro, sì, è un remake del primo, mi sembra, Squallino. Tra l'altro, bravo Squall che ricorda che venerdì 29 ore 22 su questo canale ci sarà la decima giornata del campionato di Nerd dove ci sfideremo a coppie con i beatemap a scorrimento. Tra l'altro, Yuri, tu sei riuscito a fixare Fightcade? Perché ho visto che sei iscritto e stavo aspettando ancora risposte da te, insert onnivoro ele, per quanto riguarda il fatto della partecipazione e per accoppiarvi. Nel frattempo vi ricordo anche che fine settimana, questa, inizio prossima, vi pubblicherò le regole del torneo. Ah, l'altro, ok, The Ancient Stone Tables, ok, ok, ci dica, c'è questo regolamento, sì, fine settimana ve lo pubblico, tranquillo Lino, ancora no, ma risolvo tutto, mi trasferisco, oh, perfetto, perfetto, ma già da settimana prossima ti sposti, Yuri, pensavo facessi fine mese, ci sta, bene, GG e in bocca al lupo per la nuova adventure, allora... Sta installando le DirectX perché preferisco sempre installare anche quella, ragazzi, cosa buona e giusta, ridargli sempre anche l'installer della DirectX, così si mette tutto quello che vuole lui. Adesso state a vedere che lo avvio e non funziona niente. Speriamo tra l'altro che OBS si metta a posto, perché a me streamare con tutte queste finestre mi manda un pochino in pappa quel piccolo cervelletto che mi ritrovo. Ok. Fine, è possibile utilizzare i cazzilli. Allora andiamo a vedere qual era il quel bello shooter che mi aveva consigliato Pacio. Esprade. Che non avevo mai giocato. E lo proviamo. Esprade. Sembra un'esclamazione piemontese. De. Dea. Deo. Allora lo portiamo di qua. Olè, eccolo. Volume a bomba, ma lo abbassiamo un pochetto. Leggermente, leggermente. Non troppo perché comunque è bello. Vabbè, ho preso cose che non so. Allora, ecco. Fire, hold, ok. You will slow down. Poi, fire special weapon. Ah, ok, c'è una special weapon. E poi c'è la smart bomb. Ok, perfetto. E non ho visto quello, cazzo. Devo tenere premuto qualcosa? Forse devo tenere premuto la smart bomb, non ho visto.
Vabbè, va bene. Esprade. Allora, proviamo. Ah, momento. Momento. Pausa. Momento. Mettiamo lo stick. Si vede? Sì. E no, il counter dei crediti ormai è andato un po' banale. Me lo sto tenendo io per conto mio, ma... Ok. Allora. Vamos e proviamo. Vediamo se in mezz'ora riusciamo a finirlo. Con 814 crediti, naturalmente. Ok, inizialmente tenendo premuto ti rallenta un pochino, ma non hai il super sparello, nel senso che hai lo sparo più cadenzato, visto? Però sono raffiche. Probabilmente devo potenziare di più la P per far sì di avere uno sparo continuo quando tengo premuto, tipo adesso. No! Ma dai! Allora, ho caricato tutto quello che avevo. Ok. Si ricaricano col tempo sti missili che utilizziamo qua. Per la pace nel mondo combatterò i meganoidi con il Daitarn 3. Grande Rick, benvenuto. Questa potenza. Combatti! Ok, adesso posso iniziare a tenere premuto perché la raffica praticamente non esiste. È un raggio continuativo. E mi aumenta la precisione di movimento. Cosa molto bella, cosa buona e giusta. Ricordo che la prima volta che sto giocando è Spradea. Avevo giocato mezzo schema l'altra volta con Paccione. Non l'avevo mai visto, mai provato. Bello però, mi sta piacendo un sacco. Ho aperto una vita però. Buongiorno Ricchino, come stai? Oh! 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 Ah, ecco i missili, ok. Chissà che se come Galuda mi dà poi un te... Ecco, esatto. Un po' di roba. Quelli li posso distruggere? No. Ok. Non so assolutamente come funziona il punteggio, eh. No! Cazzarola di hitbox del manga. E non ho ancora capito se sia la sua testa. È la sua testa, presumibilmente. Ok. No! Che cretino! Sono un cretino. Ero convinto fosse morto. Sono andato proprio a piccarmi sotto. Che salame. Non sono mica riuscito a prenderlo. Se già nel primo livello sto facendo cagarissimo così, siamo a posto. Sì, è la testa, ok. Sicuramente è la testa di Xbox. Allora, fare in culo. Tostello, eh. Tostello. OBS, cosa è successo alla fine? Sì, OBS è in panne con i token, nel senso non ti fa loggare con l'account, devi andare con la stream key e non ti carica nulla da OBS, nel senso non hai feed, non hai la chat direttamente sulla preview del programma, ma devi aprirtelo dalla... Io ho fatto a finestra dalla dashboard direttamente del sito di Twitch. Tanto sensibile. Tanto sensibile il movimento. Mamma, fammi pulire qua con una smart. Se no non mi riesco più a mettere in bolla. Mamma. Ok.
Oh! Ti forse ho anche preso il personaggio con lo sparo più di schifo che potessi prendere. È tutto concentrato così? Ma non lo so. Sono quelli con cui io mi trovo meglio, eh. Però in nei Danmark così è sempre un po' un casino con questi spari qua. Soprattutto quando iniziano ad arrivare 150 nemici. Ok. Oh. Ah! Ho fatto in tempo a tirare la bomba. Potevo mettervi questo, nel torneo dei shoot'em up al posto di Guang. Vabbè, tanto anche Guang è una bella bestia, cioè non è che cambi molto. Gran bella live ieri, quella di Metroid Dread. Non vedo l'ora di comprarlo. L'unica cosa, sono sempre un pochino restio a comprare i giochi Switch nuovi. Perché? Perché non c'è una lira sulla pelle del culo, non per altro. E più che altro perché ho letto comunque che Metroid ha una longevità un po' bassina, forse. Ho letto nelle recensioni. Però detto quello, è un gioco che comprerò sicuramente. Però lo prenderò usato come tutti i giochi Switch, ma puramente per un fatto mio personale, perché non c'ho soldi, non per altro. Ah, ho sbagliato. Ah, è stato bene tutto il tempo di qua. Non ho proprio l'occhio per i balletel, c'è poco da fare. Quanta esperienza ci va per questo genere di giochi? Proprio un fracco. Però è bello questo. E poi mi piace un sacco. Proprio un bello ballettello. Madonna mia. Olè. Cosa vuoi che a Guang fai più punti di me? Ma perché è l'unico che mi sono un pochino allenato. A parte che arrivo al quarto stage, se va bene, Stilgar. È l'unico che abbia mai un pochino giocato, ma perché mi ero messo in testa di battere Pacione, non per altro. E allora mi ero un pochino impegnato. Però è l'unico che so un pochino giocare. E fino al quarto livello. Dopodiché diventa abbastanza strano. Dopo quel boss malefico che è tipo su un carro... Da lì, ciao. Dove c'è il livello del vermone, per me lì finisce Guang. Ed inizia la pioggia di crediti. Mamma, ma come fai a capirci qualcosa? No, vabbè, ma è impossibile. Cioè, non ho abbastanza potenza di fuoco per distruggerli prima che... Prima che mi arrivi una pioggia di roba, cioè, per giocare così la smetto. No, non la smetto perché voglio vedere come va a finire. Mamma mia. Ma altro che Scaluda. Altro che Scaluda. Cioè, ma mi arrivano proiettili da tutte le parti. No. No, ma c'è qualcosa che non cosa qua. C'è qualcosa che non cosa, brutalmente. Ok, che mi devo muovere sempre tanto, ma fighezzi. Questa generazione... I selfie, che cosa... La vera se riesce a sono i titoli, non potrei mai giocare. No, neanch'io. Anche a me piace vedere giocare, però mi piacerebbe anche vedere giocare bene, non da me. Cioè, marcate male se li venite a guardare giocati da me. Ok, ci spostiamo di là adesso. Merda!
Cioè, niente, ti deve sparare ancora le cazzo di mine. Ti deve sparare. Non bastano i 800 proiettili di mille colori dei fiori. Come Sandy dai mille colori dei fiori. Deve ancora tirarti le bombe. Che non basta, non basta, no, non basta. E cosa gli ho tolto? Non gli ho tolto niente di energia ancora. No, per aver giocato così non va bene. Ah, perché forse devo distruggere anche quegli affari là dietro, non ho visto. Ok, forse distruggendogli gli affari là dietro, ok. Tolgo mezza energia, perfetto. Uè! Ok, questo si può fare. Questo si può fare, si può evitare facendo un po' di attenzione. Adesso è la... Si è velocizzato, non si può più fare. Missili. No, ma non ha senso. È difficilissimo. Ah, cazzo! Ho fatto una cosa bella. Per 20 secondi avevo fatto bene. Ho fatto bene per 20 secondi, ero già contento. Mi stavo già sollazzando di me stesso. Porco Giuda. Allora, bene. Che ore sono? 12:41. Vediamo se riusciamo a finirlo. Stage 3. Saranno 5-6. Sono curioso di vedere il boss finale. Avrei potuto mettere il counter dei crediti, effettivamente. Cosa ho capito? I missili si ricaricano, però non ho capito se col tempo o prendendo robe. Ci devo spaccare qua, alla navicella. Quanto ti ci va per morire? Non ne bastava una, deve arrivare anche l'altra. Porca puttana. Sì, vabbè, ma è disumana questa roba. Veramente disumana. È proprio antidiluviano. Meglio non arrivarsi mai, mai, mai. Sapessi il proprietario poi che strano tipo è. Ti nutre di verdura. Verdura, verdura. Chi è che si ricorda questa? È un pluricentenario, ma si sente un bebè. Per il mondo va e poi ritorna qua. E? Ditemelo. Ciao Holland, benvenuto! Non ve lo dico neanche, di fare lo shout a Holland, già sapete. Chissà se prima qua devo spaccargli un braccio. Ah, 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 ah.
Devo rimettermi in carreggiata. No, era convinto di esserci passato stavolta. Oh, quanti. Mi viene un posto. No, ho sbagliato bottone, come diceva mia nonna, bottone. Oio. Complimenti. Complimenti, ma anche solo a chi le pensa ste cose. Non a chi poi riesce a giocarci, a chi le pensa. E pensa a giocarle in due. Che uno dice, è più facile, no, perché c'è ancora più caos. Muori! Volevo ancora ciucciarmi una vita, eh. Ah. Questo gioco è così difficile che gli altri Ballet Tales sono stati nominati in ba- No, ma non basarti su quello che vedi da me per quanto riguarda la difficoltà, soprattutto dei Ballet Tales. Perché, veramente, io li adoro. Adoro giocarli, ma perché non costa niente. Nel senso, dovessi buttarci delle monete, sarebbe l'ultimo cabinato cui mi avvicino. Lo dico in tutta onestà. Perché, cioè, quanto avrò già messo? 40 crediti avrò già messo, non lo so. Questi qua penso che siano i contatori dei punti. Così rossi, penso. Oh, posso passare qua? No, no, mi ha detto chiaramente di no. È un pochino come i picchiaduro, è un genere che io adoro guardare, ma proprio tanto. Adoro anche giocare, ma non, niente, non ce la faccio, non ho le dita. E la testa soprattutto, perché serve anche la... Ma tu, quando muori? Quando scoppi tu, che è un'ora che ti sparo? Poi che cazzo sei, un cane a motore? Cosa sei? C'ha la testa d'animale, il corpo da macchina. Voltron, chi era quello? Dio mio. Mi ha ancora preso. Allora, l'omino, gli ho distrutto l'astronavicella. È ancora riuscito a uccidermi sputando il nocciolo della ciliegia che stava mangiando. E mi ha ucciso. Così. Pooh! E mi ha preso. Eccolo! Dom, aiutami tu! Non so cosa fare, mi sono ficcato in un ginepraio iniziando questo gioco. Non muoiono neanche con le smart bomb! Cosa devo fare? Cosa devo fare? Non lo so, non lo so, non lo... No. Ah, ma cazzo, ma la smart bomb la posso caricare. Ah, allora boh, finito il gioco. Va che roba, ma ditemelo. Boh, ormai ho masterato il gioco, allora. Ciao, Dommino, come stai? Tutto bene? Boom! Tra l'altro mi fa anche il scudo mentre carico. No, cioè, adesso non ne ho più. Figata, ok, meglio tardi che mai. Allora, cerchiamo di distruggere prima questa torretta. Di qua, ho detto questa.
Davvero. Stormtroop! Modo! Ma allora boh, adesso devo riniziare, adesso che ho capito questa cosa. Mi difende anche dai proiettili! Ma bomba, è totale questa roba! È totale, avrei fatto andare un credito in meno avendo saputo prima questa meccanica. Stormtrooping! Boom! Ma boom! Ma giga boom! Ma giga boom! I baritelli non giocavo mai in sala e guardavo sempre gli altri giocare per ore. Esatto, 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 Holland. Stessa situazione mia. Che cazzo sono queste? L'hai finito il lavoro, Dom, alla fine? What's up? Ecco fatto. E poi però come la ricarico? Prendendo qualcosa? Ecco, adesso però c'è nel culo. WhatsApp, WhatsApp e Telegram. Cosa faccio? Non più niente. Oddio santo. Quanto sei cattivo. Kiriku, Kiriku. Allora, voglio vedere se... Le ricarico con cosa? Con le cose rosse, forse, le ricarico. Ma che noiose sono queste bamboline? No, non le ricarico con niente. Con la P, forse. Ah, con la P, forse. È possibile? Con questi no, sicuro. Con questo è il moltiplicatore del punteggio. Ma tanto lei è il boss finale, palesemente. Sì, sì, sono una super pippa, Westino. Una mega pippa, una mega pippa. Non una pippa, una super pippa. Ho proprio problemi a capire dove andare. Beccati sto biscotto! Acchiappa di sto... Ah, porca. Posso vedere se la P che mi ricarica la colpo. No, non c'è niente che mi ricarichi. Bon, uso la smart bomb, uso la smart bomb. Ciao banane. Sì, però è decisamente più gestibile così che non buttando la smart bomb alla gigiona, alla super cazzola come facevo all'inizio. Secondo me adesso ti faccio del male fisico e anche mentale. Vai. Boom. Tanto lo so che te non sei ancora morta, bastarda. Lo so che non sei ancora morta. Dai che allora da qua io presumo un 10 crediti. Se bastano. Bastano? A me no. E poi non è che tolgano così tanto sti missili malefici che ho sull'altro tasto. Oh! Ecco, faccio una cosa bella e una subito una cazzata dopo. Due! Ci siamo, eh? Secondo me siamo perfettamente in media. Ne ho usati 2 su 5 barre. A Super Big Lullaby! Oh, 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 prendiamo punti, prendiamo punti, prendiamo punti. Ah, ecco, ok, prendi punti facendo così. Guardate questo pastiglia! Chiappati la pastiglia, come ho fatto a far sti dodge, lo sa solo il giochino, perché non lo sto facendo io. È morto però, è morto, bene.
Che è successo, Holland? Ho letto ti sono vicino, ma non ho capito cosa. Adesso recupero, eh. Spero nulla di grave. Ah, cazzo. Mi ho abusato. Beh, però ho giocato così e... cioè, è impossibile per me. Ma proprio impossibile. Però ho giocato con sta cosa della barriera. È molto più gestibile la situazione. Ma molto. Ma di brutto proprio. Hop, 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 ecco. No, però cazzarola, è molto più gestibile sta cosa. Certo che magari anche andarmi a informare. Spiegati questo. Nulla di grave, si parlava di lavoro. Ah, ok, vabbò, finché lavoro, ragazzi, girano i coglioni, però... Boh, il più è la famiglia e la salute. Poi il lavoro lo so che fa girare le palle, però... Nulla che non si possa... si possa gestire. Ma è bellissima sta meccanica che fa i punti con lo scudo. Però la vacca se ne va. E quindi io adesso però nel fracco, perché lei se n'è andata, la bersaglio un po' con un po' di missili. E non è difficile comunque questa parte qua, eh. Non è difficile, perché basta stare in linea con le manine. Ah, sbagliato. Sì, poi qua come tutti i giochi, alla fine è tutto try and error. Nel senso, tu più lo provi, più sai i pattern e più sai dove nasconderti. E più soprattutto come diamine è la skill che ti sta per fare. Visto lei cosa fa adesso? Il mio sparo caricato va un pochino a farsi benedire, perché lei se ne va. Lo fa apposta per farti... per farti credere di aver capito come effettivamente ha fatto. Però è morta adesso, dai. Adesso non muori più, muori tu prima. Sono ancora dovuto morire una volta. Chissà se è finito il gioco, chissà... Buon pranzo, scollino! Oh, Dark Joe, benvenuto! Scusatemi, ma stavo un attimino smadonnando con... Espradè, che bel gioco però. Bello, questo sicuramente me lo rigioco. Me lo rigioco perché, avendo capito questa tecnica qua, secondo me dai 150 crediti che ho messo passiamo sui 130, che potrebbe essere già un netto miglioramento. Buon pranzo, scollino. Allora, avendo ancora 5 minuti / 10 di tempo, mi faccio un garò velocissimo. Perché? Perché così, perché lo voglio fare. E allora, è qua. E poi andiamo a fare un raidino, vediamo a chi. Allora, Garou Mark of the Wolves, rifacciamo la nostra partita quotidiana, andiamo a prenderci le nostre mazzate, andiamo a perdere al terzo stage. Nulla di diverso dal solito. Nulla di diverso dal solito. Tutto perfettamente in linea. Perché è così piccolo? Vabbè, tenetevelo così, va, perché se mi metto a smadonnare oggi che OBS non funziona è un casino. Una mazzata al giorno leva il medico di torno, assolutamente. Ciao, Dani Meteor... fatto un nodo con la lingua. Dani Mania Retro Game... Vabbè, ci siamo capiti, scusami. Allora, voglio quello rosa. Ho preso quello giallo. Va bene lo stesso. Ciao, buonasera. Col fuso orario sto pochissimo, figurati, ci mancherebbe ancora, ci mancherebbe. Scusa, non credo di aver capito. Era tipo... Pimpi ripete Nusa, Pimpi ripete Pang, detta con un pochino più di professionalità. Questino. E zac. Ma cosa credi di fare cosa? Ah, ecco, mi sembrava giusto. Adesso vi faccio vedere una tecnica che ho imparato quando ero col maestro Pai Mei, a mangiare la bagna cauda sui lidi di Tokyo, e si chiama la tecnica del pestone e del calcio nascente, che è questa qua. Gli pesti i piedi e lo fai saltare in aria dal dolore e poi lo finisci con un Dragon Punch.
Si può fare solo nel primo livello di questo gioco, perché dopo non te lo fa più fare. Jenny, la mia Jennina, che non mi entra più questa mozzina, perché tu fai quella che non sei. Jenny, tu. Zappetta! Col tallone sulla schiena. La si manda in aria e la si rimanda in basso. No. Non ci provare neanche minimamente. Non ci provare, ho detto. Carichiamo un pochino. Un pochino di barra. Zacketa! Ed è stato bello incontrarti. La tipa dietro che sclera, sono bellissime le robe dietro che succedono. Sono veramente fighe. Weak nerd, perché si vede che non guardi i miei video su YouTube. Ma sono io che... Non è colpa tua. Non è colpa tua e non è colpa mia. È proprio... È colpa della mia lingua, è colpa della mia dislessia che io leggo un nome e non riesco a comprendere come si legga. Proprio un deficit fisico. Guarda quanto lo odio io, gatto. Che mossa era? Non te l'ho mai vista fare, l'hai dovuta fare adesso. No! Calma, due creditini li facciamo, è tanto qua. Ma perché? Ma non ho neanche ancora dato l'input di saltare. Perché? Hai già fatto la contromossa. Non è possibile. Cazzo, era la mia occasione. Non pensavo mai più di riuscire a fargli, a farlo saltare in aria. Ho sbagliato di nuovo. No. Te va a fare in culo. Te e chi ti ha creato la super mossa. Vai a prendere una pizza. Buon appetito, Khalid. Buon appe. Ciao Ciccus, visto Dani, non è colpa mia, non è colpa vostra, è colpa del mio sistema neurale, cioè Ciccus, l'ho letto Ciccus, perché non è colpa di nessuno, sono così, sono fatto così, sono fatto male. Comunque gatto come gatto di Naruto, esatto. Allora, proviamo a prendere il bat, il buon vecchio culo, vediamo se riusciamo a fare qualcosa, e poi scappo ad andare a prendere bimbo. E vediamo chi c'è su Twitch. No, Madonna sto gioco. Ci faremo l'abitudine, sì, esatto. È l'unica. No. Cioè, sembra di star giocando con una persona vera con le macro. Né più né meno. Che ha le macro su un tasto. Né più né meno di quello. E suca! Almeno una volta te ho toccato, stronzo. Killer Queen Bites the Dust. Ragazzi, che ore sono lì? Qua sono l'una... Mi è tardissimo, tra l'altro. E l'una è 05. E devo andare a prendere bimbo. Andare a prendere bimbo istantaneamente.
Auskokoken, ma tanto non ti riesco a fare niente. No, troppo presto, sono un cretino. Mi sono giocato, me la sono giocato, me la sono giocata, me la sono giocata, me la sono giocata male. Pazienza. Ho tirato la super prima che si alzasse. Ho detto, lo prendo mentre si rialza e no, non ho fatto, fatto cazzare. Va bene, ragazzi, dai. Mi spiace che da ci siamo persi un'ora e mezza di live per i capricci di Obs. Ci siamo persi un po' di live per i capricci di, del buon Obs. Però dai, va bene, alla fine abbiamo portato a casa, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Abbiamo fatto, abbiamo giocato Chip and Dale 2 per NES con la chitarrina. Abbiamo giocato a Espradé e l'abbiamo finito con 800 milioni di crediti. Abbiamo giocato anche a Garou facendo la, mia, la nostra solita magra e brutta figura. Allora, io direi adesso di andare a vedere chi c'è sul Twitch e di andare a fare un bel raidino. Andiamo un pochino ad andare a vedere, andiamo un pochino ad andare a vedere, andiamo a vedere chi c'è. Allora, Phil c'ha 50 persone, ciao, vediamo se c'è qualcuno retro. Allora, Twitch. Retro. Vabbè. Allora. C'è butta fuori che però è ancora in pre-live. Allora andiamo a vedere un pochino invece nei canali live chi c'è. Facciamo sfoglia. Facciamo uno sfoglia brutale con gli spettatori decrescenti. Andiamo a vedere se qualcuno sui... che faccia qualcosa di carino. World of Tank. Questo no. Questo Fortnite. Questo TVGG. Rocket League. Grand Theft Auto. Musica. Questo qua urla. Questo qua fa niente. Questo qua gioca a calcio. Cibi e bevande. Dove andiamo? Non c'è niente di interessante. Warframe, Magic. Ti rendi conto di quanto sia lontano il tuo mondo dallo stream normale di Twitch quando non trovi... Oh, Donkey Kong! Fermi! Donkey Kong Country 2. Andiamo da lui. Aspetta, prima fatemelo vedere. Fatemi un po' vedere. Ma si vede malissimo. No, non si legge niente, non si capisce un cazzo. Mannaggia. E Kena. Kena anche non male, non mi dispiace. Allora, dai, ultimo che mi capita, andiamo a fare il raidino, eh. Allora, Games più demo, dobbiamo assicurarci che tu non sia un robot. Cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo cosa? Final Fantasy 2. Oh, questo mi piace. Big Nights 41. Allora, Big Nights 41. Dov'è la chat? È qua. Allora, Ride. Big Nights 41. Sta giocando a Final Fantasy 2. Allora ragazzi, vi rollo un attimino i crediti, ringraziandovi a tutti, e ringrazio ancora voi che siete qui, che mi avete tenuto questa pazza e stronza mattinata, mi avete tenuto compagnia. Ciao Serable, ciao Alex, ciao Dani, ciao Westino, ciao a tutti, ciao Ciccius, ciao Kalit, ciao Videodom, ciao Edronic, ciao Evendurias, Zundoku, Peppone, Scollino, grazie sempre per il vostro lavoro di moddeggeggeggeggeggeggiamento. Ciao Rick, ciao Edronic, ciao Peppe, ciao a tutti, vi voglio tanto bene. Quindi andiamo a fare, fate i bravi ma non troppo, bravo Alex, bravissimo. Buon proseguimento a tutti, vado a prendere il bimbo all'asilo, vi lascio in compagnia di Big Knights 41 che sta giocando a Final Fantasy 2.
portategli i miei saluti, rimanete per i rail perché sicuramente con uno spettatore poverino gli farà sicuramente piacere. Da Pezzi Nerd è tutto, bye!